Cosa? Non è possibile, sembra un parco acquatico! Perché non entri? Subito! Ehi, occhio agli schizzi! Ehi, posso controllare l'acqua! E guarda tutte queste bolle! È il tuo parco acquatico personale, Olivia! Bene, devo collegarmi. Salve, sì, li ho già pronti. Sì, certo, certo. Oh! Sì, Che succede, mamma? Vai via! E comunque dicevo, non vuole giocare con me. Ciao, ti voglio bene, mamma! Ehi, aspetta! Non è giusto! Ok, allora sì, ha ragione. E beh, in realtà... mi scusi tanto! Ehi, mamma! Ehi, guarda, è così morbida! Fa il solletico, mamma? Che sta facendo lì sotto? Smettila! Comunque, tieni! Oh, il telefono della mamma! E come stavo dicendo... Questo telefono è fantastico! Oh, uffa! Forza, giochiamo! Sì, la sto ascoltando! Un secondo! Ti prego, fa che ci sia qualcosa qui dentro! Sì! Oh, e le mie scuse! Oh, guarda che roba! Se guarda quel documento... Ah sì, continua! Sì, ok, mi dia un secondo! Sì, brava, va fuori. Fiu! Scusatemi tutti. Oddio, che imbarazzo! Beh, sono sorpreso che entri tutto in una borsa. Sembra freschissimo, ma perde dappertutto. Beh, cose che succedono. Un altro pasticcio di cui occuparsi. Ah, prendilo! Oh. Ciao, Cheryl! Sì, colpisci lì! Fiu. Attenta, come fai a fare tutto insieme? Se solo riuscissi a mettere a frutto questo multitasking! Oh, forse no! Fammi pensare... Sì, proprio così! Credo di avere l'idea perfetta! Mentre lei gioca, io mi metto al lavoro! Ho solo bisogno di un po' di sticker. Ah, ci va a pennello! Sì. Ora rimani lì, ok? Stai ancora giocando, Cheryl? Ehi, stavo... Grazie. Va bene, prenderò un altro. Che scortese. Oh, che cos'è quello? Ci potrò bere lo stesso? C'è solo un modo per scoprirlo. Ehi, sta cambiando! Oh, è un gattino! Fantastico! Devo mostrarlo a papà subito! Papà, papà, guarda chi c'è nel mio bicchiere! Wow, è semplicemente bellissimo! A questo non avevo pensato. È l'ora del mio pasto preferito della giornata. Oggi ci vuole una porzione extra large. Poi un po' di questi e anche qualcosa di salato. Issa! Andiamo! Se solo avessi un altro braccio! Dai, no, i miei cereali! Fantastico! Che pizza, devo ricominciare da capo. Riproviamo, va! Ecco, forse se li porto in questo modo... Bene, primo round finito. Ok. Ci rivediamo qui. Posso mangiare finalmente? Cosa? Apriti! Andiamo! Ho bisogno di una presa migliore. Oggi tutte a me. Ehi, aspetta. Sono frecce quelle? È un tappo a rotazione? Questo significa...
Già, come temevo. Per fortuna non c'era nessuno. Comunque... Oh, ma per favore! Ok, respiri profondi, ho solo bisogno di un aiutino. Dov'è? Oh! Ciao! Hai soldi? Ne ho proprio bisogno. Ok, ricevuto. Un lecca-lecca? E va bene. Scegli. Wow, quanta roba! Ma mi serve qualcosa di specifico. Questo. Ok. Grazie. Ora mettiamoci al lavoro. Niente più incidenti in questa casa. Guarda come ci va bene. E ora via col succo. Adesso sì che ragioniamo. Finalmente posso mangiare. Pensavo non sarebbe mai arrivato questo momento. Voleva la pena aspettare. E ora un po' di succo. Ah, questa sì che è vita. Metti mi piace e iscriviti per altri fantastici video. Pronta? Bello, voglio giocare anch'io. Jennifer ha sempre le cose più belle. Oh, cosa c'è qui? Unicorni! Un'ultima cosa ancora. Che stai facendo? Dammi! No, è mia! Oh oh! Devo scappare! Piccola peste! Guarda che ha combinato! Nessun problema, rimedio subito. Mi serve questo bastoncino. Ho anche altri bastoncini e dei glitter. Verso i glitter dentro un piatto, usando colori diversi. Ora mi serve un po' di colla. Metto la colla sopra i bastoncini e poi li premo sui glitter. Devo premerli bene per catturarne il più possibile. E adesso il resto. Così dovrebbe andare. Adesso li metto su questo foglio di carta espansa, così. Ne ho anche altri. Ritaglio dei cerchi glitterati, lasciando però un bordo dritto. Applico un po' di colla sulla carta espansa. E ok, adesso devo incollarci sopra il cerchio. Ecco perché un bordo deve restare dritto. Piego la carta intorno al cerchio. E adesso incollo i bastoncini sulla carta. Niente male! Ci metto anche questa pallina. E ancora un'altra per fare una serratura. Che te ne pare? Wow, bellissimo! Qui potrai tenere tutti i tuoi cosmetici, sei la migliore! Proviamo! Che lavoro incredibile! I miei trucchi entrano perfettamente! Sono contenta, ti piaccia! Ehi, che succede? Quello cos'è? Stai alla larga! Mamma, Jennifer è cattiva! Ci sono! Mi sono avanzati un po' di bastoncini! Oh, che carino! Sicura che non vuoi un po' di cetriolo? Sto cercando di fare il selfie perfetto. Ah, così non va. Mindy, scatta tu la foto. Certo, ferma così. Mangiare cetrioli fa venire sete. Ok, mettiti in posa. Com'è? Dimmelo tu. Sono venuta bene, sicuro? Ma che... I capelli sono un disastro! Ah, usa la riccia capelli, Ellie. Buona idea. Avrò i capelli alla moda? Sì, sì, come no. Avrò subito dei boccoli stupendi. Oh? Si lamenta sempre. Cos'ha che non va? Oh oh, non mi piace per niente. Devo andare. Oh, che si aspettava? Fa niente, i miei boccoli sono più importanti. Oh, così va meglio. Ma l'odore. Devo uscire di qui alla svelta. Ehi, è divertente. Aspetta, ho un'idea. Oh, che fastidio. Avrò anch'io i boccoli. Non riuscirò mai a postare un selfie perfetto. Sì che ci riuscirai, prova questi.
Rotoli di carta igienica. Magari posso usare i soldi invece. Arrotolo queste banconote e le tengo strette. Poi ci avvolgo i capelli. Come se potessi usare la carta igienica. Ehi, non sfottere! Ecco l'ultimo e adesso aspetto. Che ne pensi, Mindy? Saremo tutte e due bellissime. 1, 2, 3. Wow! Wow, ha funzionato davvero! Ok, scattiamoci un selfie. Giusto. Oh, adorabile! Wow, guarda quanti like! Siamo così popolari! Oddio, fa vedere! Guarda qui! Abituati! Metti mi piace e iscriviti per altri fantastici video! Ce l'ho fatta! Devo imparare ad andare in bici! Wow, guarda questo posto! Credo che la casa sia quella! La mia prima consegna! Salve, ho qui il suo giornale! Oh? Cos'è quel rumore? C'è qualcosa nell'armadio! Speriamo non sia un mostro! Strano, però... Adoro contare i soldi! Oh, buongiorno, ho il giornale! Entra pure! Davvero? Ok, va bene! Ciao! Prendi da bere! Grazie, ne avevo bisogno! Pioggia di soldi! Adoro essere ricca! Libera la tua mente! Non scegliere una carta, sarà la carta a scegliere te! Ottima carta! Significa che sarai popolare! L'ho sempre sognato! Ne scelgo un'altra! Questa che significa, buone notizie? Quella è la carta della fortuna, deve essere mia! No, è mia! Finalmente un po' di fortuna! Oh, mi è venuto sonno! Anche a me, dormiamo un po'. Ottima idea. Ehi, ragazzi! Oddio, che imbarazzo! Guarda che roba! Una vera tragedia! Perché stanno ridendo? Oh no! Possibile che succedano tutti a me! No, la carta! Avrei dovuto scaricare! Ecco, le unghie sono pronte, ti stanno così bene. Su di me sta tutto bene. Quanto ti devo? Sai che ti dico? Prendili tutti. Oh, grazie, che gentile. Capirai, sono solo spiccioli. Eh? L'unghia! Cos'è successo? Oh, ma l'hai rotta tu? Mi prendi in giro? Fa qualcosa. Ecco, tieni, ci vediamo. No, torna indietro! Era solo un incubo. Che orrore. La mia povera unghia. Dimmi che le ho perfette, ti prego. Scusa se sono stata cattiva prima, quella era la tua carta. No, toccava a te. Non fa niente, l'importante è restare amiche. Vieni qui. Che dolce, ci abbracciamo. Vieni qui. Ah, non spettinarmi. Ok, basta così. Mi sento molto meglio. E me ne vado a letto. Ma cosa... Mindy? Non ci credo. Upsi. Oh no! L'unghia! Insomma, non ci si crede. Ironico però. Oh, che mi metto oggi? Questo progetto sta venendo bene, così romantico e adorabile. Va tutto bene? No, ho solo vestiti vecchi e noiosi. Ehi, fai attenzione! Oh, questa non è male. In effetti... Sono bellissima! I miei vestiti sono noiosi. Oh, ma so cosa fare! Forse c'è qualcosa qui dentro che posso indossare. Non c'è un bel niente. Così non risolverò nulla. Aspetta, posso usare i miei cuoricini. Ma sì, funzionerà. Piego la maglietta e la metto sul tavolo. Piego un cuoricino e lo metto sulla maglietta. Ricalco la sagoma con questo gesso.
E adesso arrotolo tutto per bene, devo piegare con precisione. Questo elastico terrà tutto fermo al suo posto. Poi arrotolo tutta la maglietta e uso altri elastici. Metto della candeggina dove c'è il cuore, così rimuoverò il colore dalla maglietta. Faccio la stessa cosa anche dall'altra parte e lascio che la maglietta assorba tutto. Poi devo lavarla. Wow, visto che roba! Fantastico! Muah. Aspetta! Wow, Mindy, adoro la tua maglietta! Così trendy! Metti mi piace e iscriviti per altri fantastici video! Te lo dico, Jennifer, è stato uno dei migliori appuntamenti di sempre! Mi sono divertito un sacco con te! E stai anche molto bene! Sai davvero come vestirti? Sei così bella, dammi un bacio! Oh no, si sta aprendo la porta! Occhio! Oh, Jennifer, ma che fai? Oh no, si sta aprendo! Devi andartene, Jay! Oh no! Che cosa è successo? Perché sono in questo cespuglio? Ma che ci fa Jennifer laggiù? Ciao, papà, come stai? Oh, sei vestita in modo decente. Vattene dentro, su! C'è qualcosa di sospetto là fuori. Oh, sembra che sia tutto ok. Non c'è niente di meglio del caffè di primo mattino. Wow, mamma, da dove sbuchi? Ah, c'è un motivo per cui non stai usando il sottobicchiere? Scusa? Adesso devo ripulire il casino, come al solito. I sottobicchieri servono a questo, Jake. Ah, ho capito, con te non c'è mai pace. Ah, adesso sì che è chiaro. Ah, devo insegnarti tutto. Il tavolo è pronto ed il momento è giusto. Jennifer, sto aspettando! Ciao mamma, sono arrivata. Il tovagliolo di stoffa è pronto per l'uso. Le posate sono tutte allineate. È apparecchiato benissimo, madre. Bel lavoro, Jennifer. Adesso il passaggio successivo. Mi servirà questa forchetta e questo coltello. È ora di tagliare con cura il pollo. Sì, sono pezzi perfetti. E un morso perfetto. Oh, Jennifer, stai facendo un ottimo lavoro. Adesso devo tamponarmi le labbra. Oh, ma che brava! Sono così orgogliosa di te. Ok, se n'è andata. Ciao, pollo. Vieni qui. Sono così affamata. Ah, sì, quanto è buono. Mi mangerò l'intero pollo. Jennifer! La mia adorata figliola che si comporta come una bestia. Oh, oh mamma. Intendo, madre. Stai bene? Oh sì, le patatine fritte preferite! Venite da Jake! Oh, non ce ne sono più! Oh, e non ho fatto centro! Dai, entra nella spazzatura! È così frustrante, che giornataccia! Perché non entri in questa stupida spazzatura? Jake, che stai facendo? Perché non fai le cose fatte bene? Quando la spazzatura è piena, la devi portare fuori. Vedi? Adesso il cestino è di nuovo vuoto. E la lattina vuota ci va benissimo. Non è così difficile, Jake. Ti chiederei di portarla fuori adesso. Ma non sono sicura tu sappia farlo. No. Oh. Cavolo, così fame. Lo so! Sì, spaghetti avanzati, uno spuntino perfetto. Basta mettere il piatto nel microonde. Oh, quando devi aspettare che qualcosa si riscaldi, sembra ci metta un'eternità, ma sono pronti! Perché questo piatto è così caldo? E adesso... Forse questa volta... Jake, anche i bambini sanno che le cose calde bruciano. Metti questo guanto su. Oh, wow, sei così intelligente! Grazie, mamma! A volte è come un bambino piccolo. Ecco qui, Jake, finalmente fuori dal microonde.
Prendi questo! Più 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 più! Schiva quel proiettile e mettiti al riparo! Oh. Prendi questo, brutto cattivo! Ho vinto! Oh, sono esausto! Ho una gomma! L'adoro! Jake, questa camera è un disastro! Come puoi vivere così? È una specie di discarica, Jake! Sistema subito questa camera, è disgustosa! Devo farlo adesso! Oh, sei stanco? Il mio povero bambino vuole che la mamma gli pulisca la camera? Se non pulisci tu, i tuoi amici non vorranno più essere tuoi amici. Capisci che ti intendo dire? Che schifo! Ma come fai a vivere così? Oh, ehi, amico, facciamo un giro oggi! Guarda la polvere su questo scaffale! Oh, ma che schifo! Aspetta, c'è del cibo per terra! E qualcuno gli ha dato un morso! Questo calzino è orribile e puzza! Oh. La tua stanza fa schifo, Jake! Lo so, vero? Non pulisco mai, dammi il 5! No, grazie! Ti prego, non mi toccare, devo andarmene! Ma se n'è andato senza motivo! Vedi? È per questo che devi pulire la camera! Va bene, pulisco, pulisco! Grazie! Il citofono, vado io! Ehi, entra! Sono così felice che tu sia qui! Mi stavo proprio annoiando, sai? Stavo giocando a questo gioco! Dovevi esserci, è stato incredibile! Ma dai, sembra fantastico! Ehi, uno spuntino! È ancora buono! Grazie, fratello! Stavo morendo di fame! Incredibile, ma perché mi preoccupo? Ammazza, quant'era buono! Meglio ripulire! Piatto sporco nel lavandino! E fatto! Oh, ci sono così tanti piatti, però! Sì, dovrei dare una mano! Ho la spugna... e mi serve il sapone! Che cosa? Ho le visioni! Oh, Jake sta lavando i piatti! Oh mio, che ragazzo bravo! Il mio bambino sta diventando un giovane così responsabile! Guarda le sue abilità nel lavare i piatti! È così talentuoso, neanche una goccia sprecata! Ogni piatto è più pulito del precedente! Li ha anche messi in ordine! Che figlio che ho! Sono così fortunata! Darò soltanto una sbirciatina! Ma che cosa sta facendo? Sta mettendo un'intera bottiglia di sapone sulla spugna! Ecco perché consumo così tanto detersivo per i piatti! Che spreco, tutto quel sapone è andato! Prendi questo, spugna asciutta! Il mio prezioso sapone! Ah, dammela subito! Tutti quei soldi sprecati! Che stavi facendo con tutto quel sapone, si può sapere? Pensi che i soldi cadano dal cielo, Jake? Mamma, ma che ho fatto? Vattene subito! Ha funzionato! Niente più faccende per me! Non mi lascerà più lavare i piatti! Metterò la mia casa qui! Ora prendo le mie auto! Ciao, Noah! Che bel gioco! Ciao, mamma! Vuoi giocare? Certo! Mi siedo qui! No, mamma! La mia casa! Oh, oh! Ho combinato un guaio! No! È stato un incidente, ma posso recuperare, spero! Questa penna 3D è ciò che ci vuole! Devi sistemare urgentemente la tua casetta? Ecco come fare! Inizia con il disegno di una casa, poi riempilo con la penna 3D! Il disegno serve come modello! Passa la penna sul disegno, coprendolo bene! Mantieni le linee unite, senza lasciare spazi. Una volta fatto questo, passa alla porta. A ogni casa servono finestre. Ricorda di restare dentro i bordi. Ora ci occuperemo dei muri. Utilizziamo un colore diverso. Disegniamo intorno alle finestre e alla porta. Rimuoviamo la casa dalla carta. E iniziamo a costruirla, ma senza cemento. Basta usare la penna 3D per saldare tutto. Ovviamente fa 4 pareti. Non vogliamo che cada a pezzi. Fatte le pareti, gira la casa in verticale.
Incolla il tetto e posizionalo sulla casa. Ecco una casa nuova. Guarda, Noah. Ho qualcosa per te. Una nuova casa. Hai anche un giardino. Wow! Aspetta, devo prendere Dolly. Sembra così felice. Credo che le piaccia. Il Luna Park è stato divertente. Anche se a un certo punto stavo per vomitare. Oh, guarda, un'ape. Vattene via. Odio le api. Perché? Che ti ho fatto di male? Quel lecca-lecca sembra buono. Lasciamene un po'. Adoro le caramelle. Oh no, è tornata. Ehi, attenta. Ora è una faccenda personale. L'hai voluto tu. Mirino sull'obiettivo. Centrato. L'allenamento è servito a qualcosa. Ouch! Papà! Tutto bene? Mi fa malissimo! Oh no, tesoro! Aspetta, devo fare qualcosa. Non preoccuparti, papà troverà una soluzione. Che posso fare? Ti serve aiuto? Wow, è un miracolo! Vedi qualcosa che ti piace? C'è una vasta scelta. Vediamo. Questo mi servirà, grazie. Non preoccuparti, papà rimetterà tutto a posto. Questo eliminerà il pungiglione. Lo metterò sopra e aspirerò l'aria, che in questo modo risucchierà il pungiglione. Ce l'hai fatta, papà! Sei il mio eroe! Faccio solo il mio lavoro. Oh oh, penso che dovremmo andarcene. Corri! Sì, bravi, correte! Così avrò questo lecca-lecca solo per me. Più, più! Oh no, un dinosauro! Giù! Giù! Oh no, sto arrivando! Giù! Il mio piccolino! Stai bene, tesoro? Come stai, campione? Mamma, non mi sento bene! Ecco una coperta calda! Dovrebbe aiutarti! Ti servono anche delle medicine! Ti faranno stare meglio! Apri bene la bocca! No, non voglio! Devi prenderla! Tesoro, fa qualcosa! Ho un'idea! Perché invece non prendi questo lecca-lecca? Ah, ti ho fregato! Potrai averlo solo dopo la medicina! Forza! Non sta funzionando! Non voglio prendere le medicine! Situazione complicata! Oh, aspetta, ho un'altra idea! Una bibita! Non possiamo dargli la Fanta? Ascoltami. Pratica un'apertura in una lattina vuota. Attenzione alle dita. Dovrebbe essere grande abbastanza. Ripiega il lato aperto e inserisci il flacone del medicinale all'interno. Infila una cannuccia. E chiudi il lembo. Molto furbo, vero? Shh! Non è vera Fanta. Subdolo. Ehi, Noah. Un po' di Fanta? Sì, per favore. Che buona. Bravo ragazzo. Presto starai meglio. Che ne dici? Wow, è davvero buona. Mi sento già meglio. Che giornata rilassante. Wow, tesoro, hai un grande talento. Grazie, mamma. Ops, dimenticavo questa parte. Chissà il giallo che gusto ha. Lo assaggio. No! Da qua! Come sei cattiva! C'è mancato poco. Non ci credo, stava mangiando la vernice. Forse ho un'idea. Primo, mi serve una teglia per muffin e metto un po' di panna in ogni stampo. Potevo pensarci prima. Ho quasi finito. Ora aggiungo il colorante alimentare. Giusto qualche goccia. Usando colori diversi. Questo è l'ultimo. Poi uso questo bastoncino per mescolare. Amalgamiamo bene il colore alla panna. Che aspetto fantastico! Questi colori sono brillanti. Sembrano proprio vernice.
Noah li adorerà. Forse ci siamo. Noah, guarda qui. Ecco il tuo pennello. Grazie, mamma. Il blu sembra buono. La cosa bella è che li puoi mangiare. Davvero? Certo. Questo è buono. Chissà che sapore ha l'arancio. Prova. Penso che ti piacerà. Hai ragione. È vero. Sapevo che avresti apprezzato, mio artista. Come fa ad essere così bravo a nascondersi? Forse sei in questo armadio? Basta, non scappare! Finalmente ti ho preso! Abbraccia la mamma. Devo trovare un modo per impedirti di sgattaiolare via e questo recinto per bambini è perfetto. Vediamo se riesci a uscire di qui. Avrei dovuto pensarci prima e adesso posso tornare al libro. Funziona troppo bene. Ok, tesoro, apri per bene. No, che schifo! Devi mantenere i tuoi denti belli e puliti. Ok, guarda il grazioso unicorno. Wow, mamma, fa vedere! Aspetta, ma questo è uno spazzolino, mi hai fregata! Non posso stare qui tutto il giorno. Ci sono, questi ciottoli potrebbero essere utili. Tutto ciò di cui hai bisogno sono dei ciottoli decorativi e un disegnino a fumetti come questo. Applica la colla sui ciottoli, quindi incollali sul disegno. Ripeti fino a quando non avrai un sorriso a 32 denti. Usa un pennarello per macchiare i ciottoli. Sembra proprio che si siano dimenticati di usare il filo interdentale. Tesoro, vuoi fare un gioco? Dobbiamo pulire tutte le macchie dai denti. Wow, mamma, questi denti sono così sporchi! Guarda, mamma, ci sto riuscendo! Adesso sono puliti. Forse dovrei lavarmi i denti anche io, mamma. Ottima idea, ecco lo spazzolino. Il mio disegno è quasi finito. Questo pennarello è rotto. Forse se lo leggo. Non funziona, che noia! Stupido pennarello, voglio finire il mio disegno. Fa attenzione, mia cara. Provo con rosa. Neanche questo funziona. C'è mancato poco. Adesso basta. Che cosa c'è che non va? Non riesco a finire il mio disegno. I pennarelli non funzionano. È un vero peccato. Chissà se posso fare qualcosa. Ho capito. La mamma sistemerà tutto quanto. Sbrigati. Prenderò una salviettina umidificata e la piegherò di lato. Poi la posizionerò su una striscia di nastro adesivo. Metterò un cotton fioc sulla salviettina e lo arrotolerò. Devo tenere liberi i bordi del cotton fioc. Arrivo fino a sopra il nastro e poi la taglio. Adesso metto qualche goccia di inchiostro colorato sul cotton fioc. La salviettina assorbirà l'inchiostro. Un pennarello facile e veloce. Ecco a te, tesoro. Wow, posso disegnare di nuovo! Grazie, mamma, è fantastico! Adesso disegnerò il sole. È incredibile, mia cara! È così divertente! È ora di andare, tesoro! La mamma deve andare a fermare i cattivi. Metti giù il giocattolo, devi metterti la giacca. Grazie, mamma! Sei una bambina così grande. E anche pesante. A qualcuno piace mangiare. Che bel gioco, mamma! Credo mi sia venuta un'ernia. Mettiti gli stivali adesso. Cheryl, torna qui. Guarda come va, è adorabile. Forse potrei ammanettarla. No, sarei una cattiva madre. Anche se... Rimani fermo. Sono innocente, non ho fatto niente. Sì, come no, lo dicono tutti. Ti porto in centrale. Mi è venuta un'idea.
Mi servono le impronte delle mani. Ritaglierò due cerchi e poi li attaccherò così alla parete. Ehi mamma, facciamo un gioco. Pensi di poter mettere le mani sulla parete? Ok, ma è facile mamma. Guarda, lo sto facendo. E adesso mamma, resta lì tesoro, stai andando benissimo. Sì, ci sei riuscita, hai vinto! Per davvero, sì! Ok, e adesso andiamo. La la la, mi piace pulire. Oh, una chiamata. Wow, è così gentile da parte sua. La nonna viene a trovarci e ha un regalo per te. Non è bellissimo? Yuhu, sono qui! Chi è quella bella nonnina? Ciao, vieni pure! C'è anche il mio bellissimo nipotino! Guarda che cos'ha la nonna! Stai diventando così grande, è bello vederti! Apriamo il regalo? Che ne pensi? Oh, oh no! Non va affatto bene! Mi dispiace tanto, ho sbagliato completamente! Fa nulla, mamma, prima o poi gli staranno! Vedi, manca pochissimo! Sono perfetti, guarda! Perché non provi a camminarci dentro? Ok, sono leggermente troppo grandi per lui. Mi piacciono. Aspetta un attimo, so io come risolvere questo problema. Mettiti su questo pezzo di carta, tesoro. Traccerò una linea intorno al tuo piede. Ecco fatto, bravo ragazzo. Adesso ritaglierò l'impronta del piede. Ehi mamma, prendila! Oh, che ci devo fare? Oh, capisco! Devo prendere un paio di scarpe di questa taglia. Sono per mio nipote. Aspetti, penso che queste potrebbero andare bene. Vediamo. La taglia è perfetta. Le prendo. Oh, grazie, le auguro una buona giornata. Ok, caro, questa volta la nonna ha preso le scarpe giuste, le proviamo. Prima il piede sinistro. Stringiamo solo un pochino i lacci. Vanno molto meglio, sono così felice. Come può qualcuno avere così tanti poppita? Ora per il resto. Penso che siano tutti. Mi stavo dimenticando. Vai dentro anche tu. Adesso lo coprirò per bene. Penso che sono pronta. Puoi entrare? Wow, che cos'è tutto questo? Ci sono così tanti Pop-It. Avrai bisogno di questi occhialetti. Grazie. Ok, devi trovare quello semplice. Vai. È fighissimo! Il tempo scorre! Presto, forza! Oh, è una gara! Deve essere qui da qualche parte! Vai, 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 vai! Non riesco a trovarlo! Aspetta! Ci sono riuscita! Che brava la mia bambina! Molto bene! Sono così orgogliosa di te! Divertiamoci un po'! Mamma, sei la migliore! Oh, tu non mi hai visto, ok? Shh, come vuoi. Che bello, ci sono quasi. Ehi, piccolino. Ora cosa faccio? Guarda che bello smartwatch. Wow, non posso resistergli. Ehi, smettila. Dammi quell'orologio. Oh, che succede? Preso. Oh no. Addio. Mi mimetizzerò in mezzo ai bambini. Non dovete avere paura. Dannazione, l'abbiamo persa ancora. Sul serio, ma è proprio qui. Ciao. Mi è andata bene. E guarda che cosa ho. Bell'outfit. Ma potrei apportare alcuni miglioramenti, iniziando dalle tue sopracciglia. Non è tutto. Mi serve più spazio. Via di qui. Andatevene. Fantastico, il terriccio ti dona. Wow!
Guarda com'è bella! Sembri un angioletto! È ora di pulire! Ora ci pensiamo noi! Ecco qua! Com'è sporco! Guarda come sono diversi! Wow! Ciao! Questo posto puzza! Che cosa sto indossando? Voglio andarmene di qui! Smettila! Andrà tutto bene, tesoro! Sì, eh? Oh, sono così annoiata! Questi giocattoli sono così vecchi, che posso fare? Siamo bloccate qui! Già! Guarda! Ehi! Ho trovato! Felice adesso? Anche no! Sarà più difficile di quanto pensassi. Chissà se riesco a trovare qualcosa. Un palloncino? Ecco qui. Aspetta, ma certo! Ehi, Megan! Guarda che cosa ho per te! Ah, non ci credo! Ok, ora alzati. Va bene. Ora stai ferma. Ok. Ecco qui. Ti sta benissimo. Ma è fantastico! Anche io ne ho uno. Ora possiamo giocare. Ehi! Woo! Ah, colpa mia. Che botta. Ops. Ci si vede in giro. Ah, stupido. Inutile. Addio. Mi annoio. Ehi, Annie, stai cercando qualcosa con cui giocare? No. Ah, lo so. Guarda. Metti alcuni palloncini in un sacchetto. Poi bisogna chiuderlo per bene. Togliamo tutta l'aria. Guarda, sta venendo via. Sembra che i palloncini si stiano fondendo insieme. Wow, posso! Wow, guardami! Posso volare! Sono così contenta che abbia funzionato. Questo canale mi fa morire dal ridere! Guarda un po'! È fantastico! Oh, ma che cosa è successo? Perché non hai ripulito? Oh. Se non lo faccio io, non lo farà nessuno! Annie! Basta stare davanti allo schermo! Hai altre cose da fare! Ma perché? Come vuoi! Questo disordine è merito tuo! Va bene, allora comincio da qui. Non riesco a raccogliere niente. No, 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 fermati, non si fa così. Ti faccio vedere. Vedi com'è semplice? Sì! Si fa così, vero? E anche qui. Andate dentro, bene, preso. Quante cose. Ci sono quasi. Addio disordine. Ce l'ho fatta! Ok, ecco qui! Accidenti! Sono troppo forte! Wow, che tipo di bibita è quella? Ma quella è Barbie? Wow, adoro questo episodio! Ah, ah! Maledetti! Ci sono Lego ovunque! Sei stata tu? Ehi! Che c'è? Tutto questo ecco che c'è! Oh, pulirò più tardi. Più tardi? Che ne dici di adesso? Alzati! Va bene, va bene. Adesso? Wow, quello è stato davvero incredibile. Wow, vuoi giocare? No. Vabbè, dove ero rimasta? Bello. Ok, il divertimento è finito. Questi giocattoli devono andare. Tutti quanti, via! Accidenti, sei davvero forte. Momenti disperati richiedono misure disperate. Cosa? Aspetta, non il mio coniglietto. Il tuo coniglietto? No, per favore non farlo. Oh sì, lo farò. Annie, no!
Non farlo! Vieni qui, coniglietto, le tue orecchie sono mie. Ha! Preso! Degli addio. E ciao! Voi finirete nella spazzatura. Come hai potuto fare una cosa simile? Te lo sei meritato, dovresti ringraziarmi. Addio! I miei giocattoli sono spariti! Forse dovrei prepararle uno spuntino. Ho così tanta fame! Oh, per me? Sì. Grazie! Oh, beh... Ma certo! Sì, è così! Le preparerò uno spuntino che adorerà! Che fai? Uno spuntino? Oh, grazie! Certo, niente abbracci, dammi il 5! Suppongo che potrei prepararle qualcosa e il cioccolato sarà la star dello spettacolo! Quello cos'è? Uno spuntino a cui non potrà resistere! Chi non ama i marshmallow? E questo è solo l'inizio! È ora di fare un tuffo! Non male! Se lo dici tu! Fammi pensare, deve esserci qualcosa! Un vecchio cavoletto di Bruxelles? Come nuovo! Prendi questo piccolo cavoletto! Fatto! Ora ti immergo nel cioccolato. Sta venendo bene? O almeno così sembra. Oh cielo! Il mio spuntino è molto più buono ed è ora di aggiungere gli zuccherini. Tantissimi! Che spettacolo! Se lo dici tu. Zuccherini, Ups! Eccoci qua! Fatto! Così non si sporcherà. Ecco fatto, è pronto! Anche il mio, vedi? Che il migliore spuntino vinca! Andiamo allora! Mi annoio! Anche io! Allora, qualcuno ha fame? Sì! Eh? Abbiamo una sorpresa per te! Wow, davvero! Che strano odore! Il mio profumo! Che buono! È squisito, grazie mille. Allora ti piace? E tu? Non lo so. Ma che diavolo è? Che schifo, verdure! Mi fai morire! Hai visto la sua faccia? Il pranzo è quasi pronto. Ah sì, che profumino! Posso toglierli dalla padella, saranno ottimi! che buon odore! E in men che non si dica, il pranzo è pronto! Ed è anche a portar via! Adoro quando sono così organizzata! Ma aspetta, ho preparato tutto troppo presto! Devo tenere il pranzo al caldo! Mi serve solo un po' d'acqua calda! Ah, temperatura perfetta! Questo trucco funziona sempre! Ups, non ho un orologio! E ora aspettiamo! Bene, sarà ora? Sì, lo è! Non ho più bisogno dell'acqua! Grazie per il tuo aiuto! Il pranzo sarà così bello caldo! Questa carta assorbirà tutta l'acqua in eccesso! Non voglio mangiare dei nugget bagnati! È ora di aggiungerli! Qui starete al caldo! Il mio pranzo rimarrà alla temperatura giusta! Ah, che bel trucchetto! Cos'è? Il mio pranzo, ovviamente! Il mio pranzo caldo! Oh, mi sono dimenticata! Dovrei preparare qualcosa al volo! Immagino che questo potrà andare! Un panino ci sta sempre bene, giusto? Ma quanto avrà? Non è freschissimo. Ma andrà bene. No, non lì dentro! Come vuoi. Aspetta, userò questo vecchio sacco della spazzatura. No, non farlo! Che c'è? È troppo disgustoso! Non usarlo, Annie! No! Caspita! Che c'è? Oh?
Che ne dici di questa? Ci va a pennello? Io sono pronta. Che ne pensi? Io mi arrendo. Se sta bene a te. Questo video è stato utile? Facci sapere nei commenti e ricorda di condividere il video con gli amici e di iscriverti al canale per tanto altro ancora! Questa è la mia mamma. Perché sono così povera? E questo è il mio papà. Lasciala! Mai! Oggi è il mio compleanno. Oh, è per me? Solo il meglio per la mia bimba? È così morbido e coccoloso. Buon compleanno, tesoro. Grazie, papà. Ho qualcos'altro. Portatela qui. Guarda, una deliziosa torta. Adoro le torte. Chi non le adora? Ma non è tutto. Regali! Non ho finito. Pronta per il regalo principale? È davvero carino. Mettetelo qui. Wow, lo so, è enorme. Che cos'è, papà? Ciao, rum rum. È il tuo autista personale. Andiamo. Festa numero 2. Chissà mamma cosa ha organizzato. Ciao mamma. Tanti auguri, tesoro. Ho qualcosa per te. L'ho incartato io stessa. L'altro calzino. Grazie, mamma. Ora ne ho due. Ed ecco la torta. Prendine un po', mamma. Grazie, tesoro. Sei molto cara. No, voglio due yacht e un aereo. Chiaro? Ciao, papà. Wow. Aiuto. Ti salvo io. Ah! Presa. C'è mancato poco. Stai bene? M'è passata la vita davanti agli occhi. Che vuol dire che sta operando? Voglio un dottore adesso. La mia bimba ha avuto un'esperienza traumatica. Mi serve aiuto. Ho rivalutato le mie priorità. Ha chiesto aiuto? Wow, servizio ottimo. Aiuta la mia piccola. Me ne occupo io. Quando mi sentirò meglio? Mettiti comoda. Questo ti rilasserà. Ora dobbiamo solo aspettare. Starà bene? Ho tanta paura. Sta lontana dalla luce, ok tesoro? Ok, papà. Lavorare a maglia è rilassante. Mamma, sono caduta. Tranquilla. Fa vedere. Oh mio Dio. Dobbiamo fare qualcosa. Questa confezione di verdure surgelate ci aiuterà. Mettiti comoda, potresti sentire freddo, ma sarà utile. Ora aspettiamo. Intanto finisco il maglione. Lavorare a maglia è più difficile di quanto sembri. Ok, vediamo il livido. Si è riassorbito. Ha funzionato. E useremo le verdure per cena. Spero tu abbia fame. È già ora di andare a letto? Sì, devi dormire. Fatti rimboccare le coperte. Ecco fatto. Sogni d'oro. Non voglio andare a dormire. Preferisco giocare. Ah, relax. Speriamo ci sia un bel film. La mamma non lo scoprirà. Il telecomando non funziona. Mancano le batterie. Che strano. Questo è divertente. Molto meglio che dormire. Che succede qui? Qualcosa non quadra. Piano. Con attenzione. Ti ho detto di dormire. Ah! Che cos'è? Si è cascata. Perché mi ha fatto questo? Un attimo. È stato divertentissimo. Mettiti a letto e dammi il gioco. Riprendo le batterie. Hai bisogno di dormire. Basta con le sciocchezze. Era solo uno scherzo. Finalmente posso guardare la TV.
Vediamo che c'è. Oh, sembra interessante. Quanta tensione. Oh, non riesco a smettere di guardare. Oh no. Cos'è stato? È solo un palloncino. Un momento, da dove arriva? È un po' inquietante. Sarà un altro stupido scherzo. Fregata! Mi farai venire gli incubi. Ci sei cascata di nuovo? Vieni qui. Troviamo qualcosa di bello da guardare. Che non faccia paura, però. Dormi bene, tesoro. Sogna unicorni e soldi. Sei pronta per andare a letto? Buonanotte, papà. Faccio solo una partita veloce. Cos'era quel rumore? Ops. Aspetta un minuto. Passami il telefono. Notte. Anche l'altro. Uffa. Non pensavo che l'avresti notato. Anch'io sono stato giovane. Conosco tutti i trucchi. Non è giusto. E questo a cosa servirà? Sono stato invocato. Ogni tuo desiderio è un ordine. Ecco, per il disturbo. È un piacere fare affari con te. Stai bene, tesoro? Non è come sembra. Posso spiegare? Ti avevo già avvisato. Meglio andarsene. Oh, si sarà fatto male. Gli sta bene. Il bel principe salva la principessa. E vissero felici e contenti. Qualcuno potrebbe aiutarmi? Ciao, mamma. Com'è andata la giornata a scuola? Oggi mi sei mancata. Oh, guarda quante torte! Vedi qualcosa che ti piace? Ho tutti i tipi di torte. Mamma, posso avere una torta? Per favore. Hanno un bel aspetto. Vi piaceranno. Sono proprio dolci. Forza, signora, la faccia contenta. Questo è tutto quello che ho. Tutto qui. Mi dispiace. Beh, non è abbastanza. Per favore, signora. Come potrai dir di no a quel visino? Tenga i soldi. Ecco a te. Guarda, mamma. Oh, mi dispiace, tesoro. Papà. Oh, ciao. Forse posso essere d'aiuto. Questa sarà sufficiente. Una valigetta? Davvero? Ok, starò al gioco. Oh! Sono ricca? Prendete tutto, vado in vacanza. Chi vuole il gelato? Prendete pure. Wow, che bel vestito! Come vorrei averlo! Ciao tesoro, che succede? Papà, voglio questo vestito! Oh, che bello! Oh, aspetta! Ho un'idea! Pronto? Oh, fantastico! Ora che vuole? Pronto? La mia bimba vuole un vestito. Fai in modo di accontentarla. Capito? Certamente, signore. Wow, guarda tutti questi vestiti. Fa una giravolta. Non sono sicura del colore. Per me è no. Forse ho qualcosa che soddisfa i tuoi gusti. Che ne dici di qualcosa che luccichi? No, non fa per me. Questo ti si addice? Non mi piace. Ti dovrà pur piacere qualcosa. Questo è più adatto a me. È perfetto. Mi sento una principessa. Wow, ottimo lavoro. Ce l'ha fatta di nuovo. Oh, guarda la mia bimba che legge. Quel vestito è brutto. Wow, questo sì che è un vestito. Mi starebbe benissimo. Mamma, posso avere questo vestito? Quanto? Per un vestito? È così bello, però non posso permettermelo. Pensa a qualcosa. Forse posso farlo io. Insomma, mi intendo di moda. Un taglio qui. Un nastro qui. Fantastico. Sarò bellissima. Ora gli ultimi ritocchi. Fatto, che ne pensi? Mamma, è fantastico. Proprio quello che volevo. Grazie. Mamma, guarda il mio disegno. No, guarda il mio.
Wow, siete così talentuosi! Ho fatto due artisti! Bravi, sono dei capolavori! Fammi vedere! Grazie, tesoro! Wow, avete mai visto qualcosa di simile? Meritano di essere appesi al muro! Voglio vederli ogni giorno! Facciamo una sorpresa alla mamma! Buona idea! Le piacerà! Questo è il mio lavoro migliore! Continuiamo! Cosa c'è dopo? Il tavolo! Sì, è noioso! Sono tornata! Cosa... cosa è successo qui? Ehi, mamma! La mia povera casa è un disastro! Che cosa avete fatto? No! Ah, che succede? Ah! È un disastro! Non ci credo! Io... Eh? Ho un'idea! Sì, posso usare la pellicola di plastica! Questo risolverà tutto! È meglio che mi metta al lavoro! Rivesto tutte le superfici con la pellicola, agirà come una barriera protettiva! La metto anche sulle pareti! Così potranno disegnare senza fare danni! È una trappola? Ma non importa, mi sento così vivo! Lo chiamo il mio periodo blu! Woohoo! Non badate a me! Ah? Qualcuno ha detto qualcosa? Probabilmente non era nulla! È il giorno più bello di sempre! Non voglio che finisca! Guarda qui, mamma! Stai andando alla grande, tesoro! Così non ho più bisogno di ristrutturare! Ehi, abbiamo cambiato qualcosa qui! Mi piace! Grazie, mamma! Figuratevi, ragazzi! Sei la migliore, mamma! Dov'è la vernice? Ottimo tiro, Sunny! Ricorda, fa con calma! Così, al primo colpo! Sallallallallà! Wow, che pubblico! E ora un bel assolo! Via con Rock! Qui, picciolino! Aspetta, ha abboccato qualcosa! Tira su! Wow, sta lottando! Giochiamo ad acchiapparello! Non puoi prendermi! Oh, sono così fuori forma! Torna qui! Devo sedermi, non sono più giovane come un tempo! Oh, mi stavo divertendo, ma va bene così! Mettiti questo, papà! Wush, wush! Dai, ti guardo! Eh? Oh, andiamo! Non rimanere seduto lì! Fa qualcosa, papà! Dammi solo un momento, Sunny! Ma papà! Aspetta, ho bisogno di una distrazione! Eh? Cos'è questo? Sembra interessante! Lo metto qui! Preparo tutto! Avrò bisogno di tutti i miei pennarelli! Sono pronta a disegnare, ma ho bisogno di un modello! Potrebbe andare! Metto qui il disco, poi lo faccio girare finché non trovo l'immagine che voglio! No, no, no! Questo non va bene! Proviamo un altro disco! Chissà cosa c'è su questo! Wow, guarda un po', questi animali sono così carini! Ah, quello che volevo! È meglio che spenga le luci! Dovrò solo ricalcare l'immagine! È facilissimo, sarà fantastico! Lascio spazio per le macchie! Ora posso riempirle, devo solo rimanere all'interno delle linee! Poi giro intorno alla sagoma! È così carino! Ecco, finito! È perfetto! Papà, guarda qui! Oh, papà, svegliati! Oh, beh, ha bisogno del suo sonno di bellezza, disegnerò qualcos'altro! Ah, l'elefante! Questo potrebbe essere complicato! Che libro interessante! Ehi, tesoro, i ragazzi stanno giocando! Oh, guardali! Vogliamo fare un gioco divertente? Si chiamano pulizie! Penso che vi piacerà! Ah? Non sembra divertente. Ups, è caduto qualcosa. Oh, guarda che casino. Ti ho detto di usare un piatto, papà. Non si finisce più. Odio questa cosa, preferirei essere dal dentista. Abbiamo finito. Magari. Dillo a me. Meno chiacchiere e più pulizie. Come andiamo? Un attimo. È esattamente come prima!
Che state facendo? Non è andata secondo i piani. Aspetta, credo di avere un'idea. Potrei usare quel nastro. Sì, potrebbe funzionare. Oh ragazzi, non muovetevi. Ci dispiace, mamma. Oh, non fa niente, tirate su le braccia. Fidatevi di me. Avvolgo il nastro intorno alla mano, proprio così. Che succede? Temo che sia impazzita. Sarà divertente, lo prometto. Ora avvolgo altro nastro intorno al corpo, rimani così. Non ci vorrà molto. Devo solo assicurarmi che il lato adesivo sia rivolto verso l'esterno. Penso che ci siamo. E adesso? Premete il nastro contro i giocattoli. Ricevuto, mamma. Ecco qui. Ehi, ma guarda un po'. Li sta raccogliendo. Che mamma geniale. Che forza. È come vivere nel futuro. State andando alla grande. Mi gira la testa. Guarda, li ho presi tutti. Oh, e questa? Sono ricco. Comincio a divertirmi. Bisogna prenderli tutti. Guarda qui. Voglio farlo di nuovo. Wow, sono proprio tanti. Guarda, li ho presi. Wow, finalmente è tutto pulito. Sono fiera di voi, ragazzi. Siete proprio bravi. Penso che vi meritiate una ricompensa. Wow, bello. Aspetta, dove sono i miei baffi? Cerchi questi? Ehi, ridammeli. Tanto dovevi raderti. Rovinata. Ma che combinate? Ups, per favore non dire nulla a tua madre. Me la pagheranno. Prendete questa. Cosa sta succedendo? Sono troppo anziana per queste cose. Ehi, qua giù. Ti voglio bene, tesoro. Adesso sì che ci divertiremo. Certo che sì. Com'è eccitante. Vai tu per prima. No, tu. No, insisto. Non posso, prego. Oh, forza! Ehi, non abbiamo tutto il giorno! Ah? Oh, ma certo! Scusa, vado io! Ecco qua! Ah, una tazza? Questo me lo aspettavo! Dentro c'è qualcosa! È caffè! Ok, tocca a me! Diamo un'occhiata! Cosa? Ma è uno scherzo! Non è mica il mio compleanno! Fammelo mettere! Non è male! Oh, c'è qualcos'altro! È una bella trombetta! Oh, proviamola! Beh, ma salve! Wow, grazie! È un cono! Ma dov'è il gelato? Non è giusto! Non piangere, mia cara! Ma volevo un po' di gelato! So cosa fare! Iniziamo! Ok, ci sto! Per prima cosa il cono! Assomiglia molto al gelato! Ed è anche altrettanto gustoso! Ora ho bisogno di un bastoncino di legno, immergerò il cono nella glassa. Deve essere del tutto immerso. Ma ancora non ho finito. Aggiungiamo degli zuccherini. Oh wow, è fantastico. È un'opera d'arte. Ma che fai? Era proprio quello che ci voleva. Wow, com'era forte. La caffeina sta iniziando a fare effetto. E ho un'ottima idea, avrò bisogno di una barretta di cioccolato. Si sta già sciogliendo. Questo asciugacapelli è fantastico. Credo che si sia sciolto. Taglierò un angolo e verserò il cioccolato nella tazza. Che bontà. Credo che sia tutto. Inclinerò la tazza ad angolo. E poi la farò ruotare. Adesso mi serve il coperchio. Verserò il cioccolato dentro. Questa è la parte più facile. Rispetterò che il cioccolato si solidifichi. Ora posso staccare la plastica. Ora ho bisogno di un po' di panna montata. Che buona. L'aggiungerò al cioccolato. Voglio che ce ne sia tantissima. Ed ecco il mio coperchio di cioccolato. Wow, ma è fantastico! Mettiamolo in cima. Mi piace troppo. Wow, ottimo lavoro! Potremmo fare le chef. Guarda che capolavori! Sono perfetti! E sono anche gustosi. Che ne pensi, mio caro? Bene, inizierò da questo. Molto figo. Ma deve essere anche buono. Mi sto per commuovere. Hai superato la prova. Ok, e adesso? Interessante. Assaggiamo. Wow, ma è delizioso. Sono così nervosa e vince Lady Bug. Wow, evviva! Ottimo lavoro. I miei capelli sono fantastici. Devo scattare una foto.
Ehi, stavo solo facendo un pisolino. Ora sono pronta. Ti ho sentita. Facciamolo. Forbici vincono. Funziona sempre. Vado io per prima. Ma cos'è? È una sorta di gadget. Sei così buffa. Tocca a me. Dei biscotti. Sembrano buonissimi. So cosa fare. Ho bisogno di rinforzi. Ehi, venite qui. Sapete cosa fare? Non deludetemi. Ottimo lavoro. Farò io il resto. Inserirò un bastoncino di legno nel biscotto. Poi lo immergerò nella glassa. Inizierò con la glassa rosa. Ma non ho ancora finito. Adesso devo immergerlo nel cioccolato e facciamo qualcosa di speciale. Decoriamolo. Che belli questi occhi. Li metterò proprio qui. Ora farò una linea in verticale. Aggiungerò dei puntini. E altri zuccherini. Com'è carino. E senti che odore. Wow, ho capito a cosa serve. Serve per fare i waffle. E guarda qui. Li taglierò a fette. Poi mi serve un bastoncino di legno. Ho una ciotola piena di cioccolato bianco e immergerò i miei mini waffle. Ecco qui delle palline di cioccolato. Le metterò proprio qui. Ne aggiungerò qualcun'altra. Oh, la nonna è così brava. Sembrano gustosi. Non dirlo a me. Potrei mangiarli tutti. È ora dello spettacolo. Non sono un grande fan degli insetti, ma per queste farò un'eccezione. Si sciolgono in bocca. Hai sentito? Proviamo il piatto della nonna. Sembra davvero buono. Sì, avevo proprio ragione. Ti piace? Meno male. Questa volta è difficile. Avete vinto entrambe. Ci sto. Datemi da mangiare. Guardate cosa ho preso. Dammi, dammi. Buon appetito. Aspetta, non puoi mangiare questa roba. Hai bisogno di qualcosa di salutare. Mangia delle verdure. No, non esiste. Aspetta, cosa stai facendo? Ci ha beccati. Metti giù le patatine. Allora no. Cosa hai contro le patatine? Non sono nutrienti. Ma se sono fatte con le patate? Ma che dici? Sei solo gelosa. Ah, ora sono cavoli loro. Wow, siamo di nuovo nella sfida. Yuhu, qua giù. Oh, ciao nipotino. Adesso cosa dobbiamo fare? Siamo pronti a tutto. Cosa dobbiamo fare? Guardate cosa c'è sotto. Beh, sì, ha senso. Comincio io. Ehi, non osare. Eh? Come vuoi. Dopo di te. Come sei gentile. Oh, wow, che belle fragole. Oh, che fortuna. Wow, guarda un po'. Deliziosi. Amo i mirtilli. Devo assaggiarne uno. Wow, è molto buono. Ne voglio ancora. Vacci piano. Rallenta, smettila. Io beh, posso spiegare. Guarda come si fa. Ti mostrerò cosa fare. Sto per trasformare questa fragola. Ci attaccherò dei marshmallow e dei pretzel. Proprio così. Ora mi serve una ciotola piena di cioccolato e ci immergerò la fragola. Così sarà extra dolce. Adesso mi serve un cupcake. Ho riempito una sacca poche con della glassa verde. Ora devo solo decorare il cupcake. Che bella spirale. Poi aggiungerò delle foglie di fondant. Come sono carine. È stata una vera fatica farle. E la fragola può andare in cima. Wow, che perfetto. Wow, che figata. Mi è venuta un'idea. È meglio che inizi. Avrò bisogno di un coltello. Taglierò la fragola a metà. E qui ho del buonissimo cioccolato. Ci decorerò la fragola. Ora ne serve molto. Ora prenderò un mirtillo e lo metterò proprio qui. Il cioccolato fungerà da colla. E aggiungerò dell'altro cioccolato. Sta già prendendo forma. Meno male che ho la mano così ferma. Farò dei puntini su entrambi i lati. E questo è tutto. Wow, guarda che bella coccinella. Wow, molto bella, mia cara. La metterò con le sue amiche. Che delizia. Io le mangerei. Tutti amano i cupcake, soprattutto uno decorato così. Wow, da dove inizio? Opterò per il cupcake della nonna. Allora, ti piace? Caspita, non ho mai assaggiato nulla di simile. Adesso assaggerò gli insetti. Spero che ti piacciono. Diamoci dentro. Sì, credo che gli piaccia. Ma chi è la vincitrice? Ladybug vince. Evviva, lo sapevo! No, no! Ah, com'è rinfrescante. Oh no, è finita. Non preoccuparti, tesoro. Dobbiamo fare qualcosa. Cosa avrò? Wow, ma è perfetto.
Wow, vediamo. È una barretta di cioccolato. E vabbè. Ehi, guarda cosa ho io. È per te. No, non mi piace. Wow, gusti difficili, eh. So cosa fare. Ho delle caramelle. Ne prenderò un po'. Adesso farò una bella magia. Spero funzioni, diamo un'occhiata. Caspita, la metterò nella bibita. Ma non basta una. Ecco qua. Assomiglia al tè boba. Rimetterò il coperchio. Ora va molto meglio. Non potrai battermi. Mi piacciono le sfide e non mi arrendo facilmente. Ho un piano. Metterò la barretta in un bicchiere. Fatto, ora ho bisogno di alcune caramelle. Che buona. Wow, com'è piccante. In questo modo si scioglierà il cioccolato. Ups, ora mi sento meglio. Ma non ho ancora finito. Aggiungerò dei marshmallow. Rendiamo il tutto più croccante. Mancano solo gli zuccherini. Una bibita eccezionale. E non può mancare la cannuccia. Wow, che capolavoro. Sono sicura che vincerò io. C'è tutto ciò che ti piace. Vai avanti, assaggia. No, questa bibita è migliore. Ci sono persino le caramelle. Sembrano entrambe buone. Inizierò con questa. Non mi piace. Cosa? Davvero? Beh, almeno ci ho provato. Spero che quella della nonna sia meglio. Del resto basterebbe veramente poco. Caspita, hai reso la tua nonna davvero felice. Questa volta vince la nonna. Sono così felice. Resta qui, orsacchiotto, io torno subito. Tutto qui quello che sai fare. Prendi questo. Au. Wow. Au. Ho vinto, credo. Tutta fortuna. Che state facendo? Non è quello che sembra. Oh, ehi. Dovete rimediare, altrimenti... Ci siamo lasciate un po' andare. Ora mi sento in colpa. Non lo so, anch'io. Forse so cosa fare. Ottima idea, proviamoci. Da dove cominciamo? Ehi, Gabi, guarda qui. Ho messo giù un po' di piani. Non male. Ci sarà da faticare, ma ce la faremo. Dai, forza, non c'è tempo da perdere. Ho tutto l'occorrente. E io ho il metro per prendere le misure. Forza! Dobbiamo essere precise. Non dobbiamo fare errori. Sembra tutto giusto. Meno male che ho questa sega. Io ho di meglio. Ah? Stai indietro. Ok, se lo dici tu. Ho passato anni ad allenarmi per questo. Ah! Ma dai, incredibile! Sì, me lo dicono tutti. Ora ci serve il trapano. Mettiamo il legno per terra. Così, in fila. Aggiungiamo questo supporto alla giunzione. Le viti terranno tutto fermo. Il fai da te è davvero facilissimo. Sta andando bene. Non c'è male. Più viti. Ecco a te. Comincio a divertirmi. Ok, adesso a chi tocca? Ehi, acchiappa. A che serve questa? Vendetta! Ah! Fatti sotto! Ti sconfiggerò! Ferma! Non abbiamo tempo da perdere, al lavoro. Sono le ultime sezioni del telaio. Ottimo lavoro. Adesso sistemiamo il tetto. Pronta? Solleva! Così, fai scivolare un po'. Perfetto! Questo è per la torretta. Fin qui tutto bene, vero? E adesso? Manca qualcosa. Già, le pareti. Potrebbe essere un problema. Fa fare a me. Che ne pensi? Aspetta, non so. Lo schema è alla rovescia. Aspetta, devi andare così. Va meglio. Ok, sì. Dai, vieni fuori. Colleghiamo il pannello al telaio. Grazie, al lavoro. Meglio così che con martello e chiodi. Già, così è molto più veloce. Ok, ho fatto. Sono stupefatta, c'è ancora tanto da fare però. Prepariamoci. Ora arriva il bello. Che carino questo pennello. Ma non puoi usarlo. Perché no? No, devi usare questo. Ah,
capisco. Ci sarebbe voluta un'eternità. Oh, fa piano, con calma. Pitturare è un lavoro così rilassante. E questo colore lo adoro. Molto riposante. È perfetto per questa casa. Non dobbiamo tralasciare nulla. Come ti sembra? Adorabile, siamo davvero bravissime. Ok, aggiungiamo qualche dettaglio. Zitto. Questo può andare qui. Sembrano mattoncini. Aggiungerà un tocco in più alla casa. Anche questo arcobaleno ci sta benissimo. Comincio a essere invidiosa. Andiamo dentro. Mi piace, ci abiterei. Sai, non è così comoda come la immaginavo. Sì, hai ragione, sai. Torno subito, aspetta. Vediamo, che posso usare qui? Ah, ci sono! Queste tende fanno al caso nostro. Tesorino, che stai combinando? Scusa, nonna, mi servono le tende e i cuscini. Ehi, torna indietro! Au! Oh, un cuscino. Proprio quello che ci occorre. Ottima idea, mettilo qui. Non la dobbiamo sgualcire. Deve essere bella dritta, ok? Hai fatto proprio un gran lavoro. Adesso è tutt'altra storia. A parte il soffitto, si intende. E che possiamo fare? Ci sono! Togliamo l'imbottitura dal cuscino e mettiamo queste lucette. Le incolliamo qui sul soffitto, così tutto intorno al bordo. Poi ricopriamo tutto con l'imbottitura. Sembra una soffice nuvoletta. Wow, accendiamo le luci. Ci siamo! Wow, che atmosfera magica! È meraviglioso! Dai, c'è ancora un sacco da fare! Oh, che faticaccia! Ma non dobbiamo fermarci, prendi! La casetta sarà così accogliente! Ecco, era l'ultimo! Mettiamo un letto adesso! Ci salterò sopra! Oh, ma è troppo alto! Uff, anche per me! Ok, allora, pensiamoci bene! Jasmine, vieni qui! Che c'è? Ho capito! Sei pronta? Via! Oh no! Ok, ok, proviamo di nuovo! Accidenti, ma quanto pesi! Non si fanno certe domande! Così non può andare, ci deve essere un altro modo! Ah ah! Dammi un attimo! Fammi pensare... No, così no! Forse... Sì, può funzionare, ecco il modo! Vuoto gli scaffali, questo non ci serve. Scusa, Aggie Waggie, devi sloggiare anche tu. Ciao. Torniamo a... Ahem. Non è stato carino. Aspetta, ho una cosa per te. Per me? Oh! Non così in fretta, devi spostarmi questo. Ci sto. Tira! Ancora un pochino. Ok, può andare. Un accordo è un accordo. Da qui! Ci vediamo! Cosa? È una lunga storia, ma guarda qui! Servono solo cuscini e un lenzuolo. Ma è fantastico! Davvero bello! No, oh, è così carino. Dobbiamo fare qualcosa per quello spazio vuoto. Ho trovato! Devo fare una telefonata veloce. Salve, ci serve aiuto, per favore. Oh, sei già qui? Ciao! Questo è un lavoro coi fiocchi. Non sbirciare. Gli artisti sono gelosi del loro lavoro. Oh, l'adoro! Te li sei guadagnati. Dov'è il resto? Me ne vado. Ehi, torna qui! Puoi avere queste tele vuote. Cosa? Vorrà dire che dipingerò qualcosa io. Prendo la prima tela, poi ci metto sopra della pittura rosa e con poche decise pennellate ricopro l'intera tela. Vedi? Poi ritaglio questo disegno di un elefante e faccio lo stesso con le altre tele e con gli altri animali.
trovato! Ciao! Posso avere il tuo triciclo? Ti darò questa enorme barretta di cioccolato! Prendi! Allora, posso averlo? No? Sei bravo a contrattare! E un nuovo telefono? Bello! Dammi il triciclo! Ok, questa è l'offerta finale! Affare fatto! Ehi, che succede? Lo prendo io! Dà alla signora il tuo triciclo! È tutto suo! Che bella famiglia! Andiamo a creare! Coloro il triciclo con la vernice spray color oro! Gli darà un aspetto regale! Riempio tutti gli spazi! E le ruote! Ora lo lascio asciugare! Poi metto una lastra di vetro sopra! Ecco un tavolo particolare! Penso che ordinerò dei noodles e dei... Ehi, cos'è questo? Wow, il mio tavolo personale! Non ci credo! Aspetta! Ci serve uno spuntino! Ho i popcorn! Non ci credo! Non ho mai avuto un tavolo! Allora, questo ristorante di noodles ti piacerà! Quindi, capisci, non decoro le stanze? È la magia della TV! Non senti uno strano odore? Ovviamente i tuoi piedi puzzano, ma è il tappeto! Volevo passare l'aspirapolvere, ma non ce l'ho! Dobbiamo fare qualcosa! Sì, come no? Possiamo iniziare a spazzare via tutto! Piovono popcorn! Pensavo di averli persi! Ora ci vedo! Guarda quanto sporco! Grande! Non devo fare il bucato! Ehi, piano! Sto mangiando qui! Ah! Stringimi! Ai! Basta! Me ne vado! Va via! Meno male! Fammi pensare... Oh! Trovato! Con chi sta parlando? Primo, stendiamo del nastro adesivo sul tappeto. Lo divido in sezioni. E creo delle forme casuali. Il nastro fa da guida. E la vernice spray darà un po' di colore. Riempio ogni sezione con un colore diverso. Sembrerà un'opera d'arte. Poi stacco il nastro adesivo. Che ne pensi? Non ci credo che è lo stesso tappeto. Sembra incredibile. Vieni qui tu. Che differenza! Wow, ma è la stessa stanza! Mancano solo gli ultimi ritocchi. Cosa c'è in quel baule? Aprilo. Non ho idea di cosa ci sia. Diamo un'occhiata. Possiamo usare questa roba. Così ci si sente davvero a casa. Questo sarà perfetto. Non ricordavo di avere queste cose. Penso che sia tutto. Bello, vero? Abbiamo fatto un ottimo lavoro, anche se non sono all'altezza di questa stanza. Tranquilla. Non trasformo solo le stanze. Questo lo eliminiamo. Wow, grazie. Sembra tutto fantastico. Sono contenta che ti piaccia. Ehi, che cos'ha la tua stanza? Sembra ci sia altro lavoro per me. No, sei al sicuro con noi, mia cara. Puoi chiamarmi mamma, sai? Benvenuta a casa, tesoro. Del cioccolato! Lo metto da parte. O forse no. Ho bisogno di vestiti nuovi. Dov'è il bidone della spazzatura? Eccolo! Oh, questa cosa è peggiore della mia felpa. Ah. Oh, tesoro! Quella roba è sporca! Torna qui! Ti porto io a fare shopping! Presa! Non dovrei più rovistare nella spazzatura. Posso darti io quello che ti serve. Sì, salve! Abbiamo bisogno di vestiti.
Subito! No, è urgente! Wow! Spero che questi bastino! Questo sembra della tua taglia! Oh, adoro vederti sorridere! Io aspetto qui! Oh, sembri una piccola principessa! Non è un tesoro! Finché ha le tasche! Ah, questo dovrebbe svegliare la principessina! Buongiorno! È ora di cominciare la sua giornata! Ma non coi piedi freddi, ovviamente! Pantofole, fa scivolare dentro quei piedini! Spero che tu abbia fame! Ma prima dobbiamo lavarci i denti, forza! Ecco il suo spazzolino, signorina! Spero che le piaccia il dentifricio d'oro! Ma è tutto reale! Devo avere un bel sorriso! Aspetta un attimo! Non sapevo avessimo un cucciolo! Oh, ma come soffice! Sembri assetato! Spero ti piaccia il latte! Eccoti qui! Dai, prendilo! Non sei molto vivace, vero? Meglio di niente, immagino! Oh? Oh, è la cosa più carina di sempre! Torno subito! Tesoro, qualcuno vuole conoscerti! Il tuo primissimo gattino! Puoi chiamarlo come vuoi! È adottato come te! Divertiti, tesoro! È tutto perfetto, mua! E forse qualcosina per il dolce? Adoro davvero questo posto! C'è qualcosa che non hanno! È incredibile! È meraviglioso! Siamo proprio sicuri? Questa roba è ricoperta di melma! Non posso mangiarla! Sono alghe! No, non le tocco! Sento l'odore dell'oceano! E quel pappagallo? Lui ha un hamburger! Sì, voglio quello che ha lui! Oh? Che bello! Se lo dici tu! Oh, la mia vista mi sta tornando! Questo è l'esatto ordine di Richard! Oh mio Dio! Non ho mai mangiato patatine fritte! Oh, che cibo interessante! Che cos'è questo fast food? Mmm, è deliziosa! Altre due, per favore! Wow, potrei fissare quegli occhi marroni per sempre! È così carino! Potrei guardarlo per ore! Dolcezza, che stai guardando? Di nuovo il TikTok di Kevin, eh? Oh, tesoro? Che c'è? Ta-da! Ho trovato Kevin! Sì, sono davvero io! Vuoi essere mia amica? Tieni! Ho sentito che ti piace il cioccolato! Ma prima facciamo un TikTok! Seguimi! Questo video sarà virale! Che mosse, ragazza! È stato incredibile, tesoro! Ti stai divertendo laggiù, cara? Ah, la pallina! È sotto il divano! Ah, com'è disgustoso qua giù! Da dove vengono queste briciole? Resta solo una cosa da fare! Qualcuno deve pulire tutto questo! Devo proteggermi le mani, però! Stai bene? Oh! Non devi pulire tu! Assumiamo delle persone per farlo, tesoro! Ah? Ha suonato, signore? Figo, eh? Chissà cosa serve tutto questo! È ora di scoprirlo da sola! I miei colori preferiti!
Userò soltanto le dita. È più morbido di quanto pensassi. E finora sta avvenendo bene, no? Oh, adesso mangerò questo coso qui. Ripensandoci, questa caramella è terribile. Lasciamo perdere. Guarda, sono come te adesso! I miei trucchi! Sono nei guai! Scusami, mamma! Guarda le mie cose! 200 euro buttati al vento! Oh. Io... Oh. Come ha potuto farlo? Sapevo che non sarebbe durata a lungo! Tornerò alla mia vita tra i rifiuti! Mi è piaciuto molto qui. Il cibo era ottimo. E loro mi mancheranno tanto. Non posso andarmene. Tesoro? Mi dispiace per quello che ho fatto. Puoi perdonarmi? È stato un incidente, tesoro. Noi ti ameremo sempre. Ehi, scommetto che potrei fare una frittata con queste. Ta-da! E con questa qui? Un altro uovo in arrivo! Mi rimane una sola cosa da fare. Tesoro, no! Metti giù la mazza. Bene. Vedi questo uovo? I gusci devono rimanere fuori dalla padella. La pratica rende perfetti. Accidenti, questo spuntino non è affatto buono. Che noia! Ehi, perché non guardiamo nella credenza? La mamma la rifornisce sempre. Vedi? Questa torta non era qui stamattina. Diamoci dentro. Che buona! Mi domando quante porzioni sia. Fai attenzione, ok? I cucchiai sono pronti. Sarà fantastica! Ah, è stato molto soddisfacente, non credi? Aspetta, c'è un biglietto. Torta per la mamma. Che cosa abbiamo fatto? Forse possiamo fare un'altra torta se usassimo i marshmallow? Anche i cioccolatini, sì. Mettiamo i pezzi di cioccolato sulla teglia. Poi sopra ci andiamo ad aggiungere i marshmallow. E per ultimo, ma non meno importante, dobbiamo metterla nel forno. A presto! Quando diventa così, possiamo toglierla. Occhio, è super calda! Bene, guarda com'è bella! La mamma l'adorerà! E a casa! Ciao, tesoro! Ti sei ricordato del mio compleanno! Ecco, usa questa! Oh, che creatività! Una torta agli s'mores! Così appiccicosa e calda! Mi piace tantissimo. Bene, come sei bravo, figlio mio. Ti voglio bene. Sì, non vedo l'ora di assaggiarla. Limonata a 5 centesimi. Spremuta fresca direttamente da me. Assaggiate subito. Salve, ce n'è per tutti, forza. Avevate proprio tanta sete, eh? Enjoy! Credo che sia già finita, non è rimasta neanche una goccia. Adesso che cosa posso vendere? Che ti è successo? Non ho più niente da vendere. Oh, che peccato, ma forse puoi cambiare tipo di succo. Vedi questa anguria? Ti basterà infilarci dentro questo. Poi devi tirarlo fuori e hai un piccolo beccuccio. Vedi? Ora inserisci questo e sei a posto. Ci sta perfettamente. Ritaglia un quadrato sulla parte superiore e inserisci questo strumento per frullare la polpa. Vedi come frulla? E ora arriva la parte divertente. Un bicchiere di succo d'anguria, per favore. Non potrebbe venire meglio. Già... E adesso la mia ricompensa per tutto quel duro lavoro. Ah, non ci resta che cambiare il cartello. Ed eccoci.
Ok, fai entrare i clienti. Ce n'è per tutti! Oh, meno male, sono contento che questa coperta sia abbastanza grande. Dà al divano un aspetto nuovo, vedi? Mi piace! Ok, devo solo bloccare tutta questa luce. La serata film in 3D è cominciata! Figo! No, vanno spente. Ora va meglio. Sembra che sia nei guai, eh? Grazie per i popcorn, papà. Oh? Oh, perché fanno così schifo? Betty, perché stai sputando i popcorn? Salati. Tu e i tuoi gusti sofisticati. La serata film è rovinata. Cavolo, Betty, vuoi qualcosa di dolce? No! Va bene, allora. È così schizzinosa. Posso farle dei popcorn speciali. E invece del microonde li cuocerò dentro la padella. Ma questo è solo l'inizio. Dato che adora le cose dolci, aggiungerò anche... queste caramelle qui. Ora lasciamo che il calore faccia la sua magia. Oh, vedo che inizia a cuocersi. Oh, l'olio è sicuramente caldo. Ma questo vuol dire che sta funzionando. E in men che non si dica avremo dei buonissimi popcorn. Caramellati, sì! L'odore è davvero fantastico. Ehi, Betty? Oh, si è già addormentata. Ah, che peccato. Immagino che ce ne siano di più per me. Come sono buoni. Come diavolo si fa ad aprire questo coso? Sta diventando tutto molliccio. Accidenti, com'è peloso. Mi sembra di leccare un gatto. Magari se lo togliassi. Fin qui tutto bene. Ma in questo modo si spreca. Non c'è quasi più niente da mangiare. Non so come fare. Sono il peggior cuoco di tutti i tempi. Tesoro, che sta succedendo qui? Perché stai piangendo? Il kiwi mi odia. Oh, beh, possiamo aggiustarlo. Fammi pensare. Vedi questo? Prendi un coltello e taglialo in questo modo. Quindi taglia di nuovo metà a metà. Sì, e fallo anche dall'altra parte. Adesso spingilo contro il bordo di un bicchiere fino a quando la buccia non si separa del tutto dal frutto. Vedrai che cadrà nel bicchiere. È fatto, vedi? Mamma, sei un vero genio! Wow, com'è scivoloso questo kiwi! Oh, l'ho preso al volo. Ma forse sarebbe meglio che usassi una forchetta? Ta-dan! Oh, ok, grazie! Buono! Sei il mio piccolo kiwi, tesoro. Ecco a te, David. Sembra una ciotola di fango. Forza, ti fa bene. Almeno assaggialo. Non lo so, mamma. Che schifo, non riesco a mangiarlo. Sembra poltiglia. Ma laggiù vedo una bella torta. Quella sì che mi piacerebbe mangiarla. Quanta glassa! No, assolutamente no! Lo so, ti sono sempre piaciute le arance. Non è come una torta, mamma. No, grazie. Forse ho qualcos'altro. Uno yogurt proteico? Guarda che cosa ho per te, David. Oh, non lo so. Non credo mi piacerà. Aspetta, penso di avere un'idea ancora migliore. Mi serve solo un pochino di tempo per realizzarla. Devo sbucciare un paio di arance ed ecco il bastoncino di legno. Poi le metterò in un bicchiere grande come questo e ci verserò il tuo yogurt preferito. Sta molto bene insieme alla frutta. Si possono aggiungere tutti i gusti che vuoi. E il bicchiere adesso è bello che pieno. Lo metto nel frigo per un po'. E dopo soltanto mezz'ora abbiamo una gustosa prelibatezza. Devo toglierla dal bicchiere, appoggiarla di lato e rimuovere il bastoncino.
non dovrebbe scomporsi, proprio in questo modo. Poi facciamo delle fette. Non è figo che dentro si veda l'arancia? È un dolcetto, ma senza tutto lo zucchero. Questa è la mia colazione! Ora sì che va meglio e che buon profumo! Scommetto che posso scoppiarli tutti in soli 2 secondi. Torni dal supermercato! Ho preso quello che piace a te, gelato alla vaniglia. Vediamo, ho preso anche delle altre cose. Ma a me interessa solo questo! Come mai è così morbido? Sembra più una zuppa. Oh no! Oh, per favore, non piangere. Ecco, sistemerò tutto. Ehi, posso usare il tuo giocattolo? Penso di sapere come fare. Metterò le nocciole nei forellini. Poi ci verserò sopra il gelato fuso. Si può usare qualsiasi gusto. Bisogna solo coprire tutto per benino, in questo modo. Perfetto, ora lo metterò nel congelatore senza farlo rovesciare. E aspettiamo per 10 minuti. Tutto fatto, ora devo solo capovolgerlo su un piatto. Vedi? Oh, ma è meraviglioso, papà! Aspetta, manca ancora una cosa! Ti piace lo sciroppo al cioccolato, vero? Ecco qui! Sei il migliore! Sembra che io abbia usato tutte le nocciole. Immagino che rimarrò a pancia vuota. È una vera delizia! Sono tanto felice! Anch'io! Oh, quanto ci vuole per gonfiare questo coso? Aspetta, ma che succede lì? Ehi, Lexi, ce la fai ad entrare in acqua? Adoro andare in spiaggia ed è una bellissima giornata. Mi sembra perfetto qui. Guarda qua, una borsa incustodita. Li prenderò entrambi. E vai! Vediamo se trovo qualcos'altro da rubare. Adoro quando il sole è così caldo. Aspetta, perché mi sento come se qualcuno mi stesse guardando? Chi è lì? Ha un binocolo! Oh no, mi ha beccato! Oh, è piuttosto inquietante. Penso che terrò la borsa vicina. Ma sai cosa? Nascondo anche i soldi. Staranno benissimo qui piegati. Certo che... sì, un pannolino forse è meglio. Tiriamo fuori la cioccolata. La metto nel pannolino e la faccio squagliare. Oh sì, tutta squagliata. E ora la spalmo per bene. Sembra schifoso, nessuno ci guarderà dentro. Sono un genio, davvero, non devo più preoccuparmi dei soldi. Oh, si sta alzando! E lascia la borsa e ora mi frego un altro po' di roba! Quanto è ingenuo a lasciare le cose qui! Buon per me, però! Wow! Non ci credo, che schifo! Forse posso prendere la borsa da sotto il pannolino? No, proprio no, mi fanno troppo schifo i pannolini sporchi! Oh, sta tornando, devo svignarmela! Bella camminata! Oh, guarda, il mio pannolino sporco è ancora qui! Ha salvato i miei soldi e la mia borsa dai ladri! Sicuramente userò di nuovo questo trucchetto! È l'ora dello snack! Oh mio Dio! Non credo a quello che sto vedendo! Sto per vomitare! Ah, il ladro sta scappando! Troppo divertente! Fiu! Fa davvero caldissimo oggi! Ma ce l'ho fatta! E ora devo mangiare qualcosa! Chi l'avrebbe mai detto che fare escursioni mi avrebbe fatto venire fame? Beh, vediamo cosa ho preparato! Questa borsa è molto più grande e profonda di quanto mi ricordassi! Ah! Eccoci! Ho trovato qualcosa! Ma... è biancheria intima! Ehi, non è quello di cui ho bisogno! Non ricordo di aver preparato questo orso! Ah! Ecco la merenda che sto cercando! Una banana! Ma... beh... una banana è uno spuntino noioso. Non ci credo, ecco Lizzy con dei marshmallow arrostiti. Cosa ne pensi, banana? Ci vuoi entrare dentro? Ok, avremo bisogno di qualcosa. Oh, questo dovrebbe andare bene. Deve aprirsi così, quasi sbucciata.
Giusto, banana? Quindi metterò un foglio di alluminio sopra la lattina. Lo arrotolo bene sulle estremità della lattina. Eccoci qui, ho fatto un bel fornelletto per i carboncini. È ora di dargli un po' di luce e aspettare che si scaldi. Ok, banana, è il tuo momento per risplendere. Apro la banana longitudinalmente, così. È ora della parte migliore. Farcire la banana con gocce di cioccolato e marshmallow e ora la facciamo arrostire sulla griglia. E ora devo solo aspettare che si sciolga e cuocia. Ok, dovrebbe bastare. Guarda tutta questa delizia di cioccolata, marshmallow e banana. Delizioso. Lexi, ehi, sono io, Lizzy. Cos'hai con te? Perché io ho un cucchiaio. Ok, va bene, puoi avere il mio snack alla banana. Grazie, sembra deliziosa. Alla nostra. Wow, è buonissimo, come sei brava. Grazie, ecco, prendine un altro po', ce n'è un sacco. Bello passare il pomeriggio così. Lexi, adoro stare in piscina. Dovresti venire. Oh, certo, dammi qualche minuto che finisco lo snack. Cosa? Forza, ci sono un sacco di patatine, vieni qui. Devi finire queste patatine perché sono buonissime. Lexi, vieni in acqua con me. L'acqua è perfetta! È ora di farci una nuotata! Ah, mi prendi in giro? Con questo ritmo stiamo qui tutto il giorno! Hai ragione, arrivo! Ma aspetta! Le mie patatine! Entra in acqua! Ok, ok, arrivo! Non andartene! Devo giusto scendere le scale! Tutto ok, ce l'ho fatta! Eccomi in piscina! Devo solo mangiare le mie patatine! Ecco qua! No, me ne è caduta una in acqua! Lexi, ma dai, hai bisogno di una cosa simile. Visto? Un piccolo galleggiante per il mio drink. Oh, wow, è davvero carino. Mi è venuta un'idea. Tutto bene. Ho il mio bicchiere di plastica e ci metterò sopra il piatto. Posso versare la soda nel bicchiere ora. Non posso avere patatine senza una bibita rinfrescante. Ecco qua, dovrebbe bastare. E ora aggiungiamoci le patatine. E ovviamente ho bisogno anche di una cannuccia. Ora ho una bella atmosfera tropicale. Tadan! E ora si torna in acqua con i miei snack. Sono tornata, guarda, Lizzy, ho trovato un modo per fare uno spuntino in piscina. Wow, ottimo lavoro, sono impressionata. Oh no, ho finito il mio drink, dannazione. Beh, berrò un po' d'acqua della piscina. Che bella la piscina, adoro l'estate. Ehi, Lizzy, scusa, sono un po' in ritardo. Mi sono fermata al supermercato perché ho pensato avessimo bisogno di biscotti. E di soda. E di un cappello. Cosa? Perché? Oh, aspetta, mi stanno chiamando. Tienimelo un attimo. Cavolo, è così pesante! Che diavolo ha qui dentro? Oh mio Dio, si è messa in borsa un'anguria intera! Che cosa aveva intenzione di fare con tutta questa anguria? Bene, vediamo cos'altro ha qui dentro. Un coltello, ovviamente. Sicuramente ne avrà bisogno per tagliare l'anguria. Uffa, questo è un coltello di plastica, però non funziona mica. Avanti, coltellino, puoi farcela. Credo in te. Non ha nemmeno graffiato la buccia. Anzi, prova a usare queste forbici. Ok, anguria, a noi due. Sì, e vai, sta funzionando. Eccoci. Aspetta, ma come... Tutto quello che ho fatto è stato ritagliarmi un cuore. Ah, questa anguria mi sta mettendo a dura prova. Sei nei guai ora, anguria! Cosa? Non si è nemmeno rotto! Mi stai prendendo in giro! Questa è una specie di super anguria, immagino, non riesco ad aprirla! Sì, ok, sì, ci sentiamo dopo, ciao! Mi dispiace, la chiamata è durata più del previsto! Ok, tieni un attimo l'anguria, ok! Grazie, nuovo look! Taglieremo questa anguria con uno stuzzicadenti, guarda qua! Bam! Lo stuzzicadenti va dritto nella buccia! Pronta? Ia! Wow, come hai fatto? È impossibile! È la mia forza incredibile! E ora posso aprirla! Ecco qua! Questa è la tua metà! E vai, adoro l'anguria fresca! Non vedo l'ora di mangiarla! Che buona che è! Proprio dolce! Non userò nemmeno un cucchiaio! La mordo semplicemente! Che bel pomeriggio! Grazie, Lexi! E poi non immagini cosa ha detto dopo. Wow, bellissimo questo posto. Dovremmo farci un bel picnic qui. Ho il telo e da bere. Anche da mangiare se riesco ad aprire questa borsa. Ah! Oh no! Ups. Oh, non volevo succedesse.
Ottimo, ora ci sono popcorn ovunque. E ora che faccio? Non ho nemmeno una ciotola per metterceli. Aspetta, abbiamo un rotolo di tovaglioli di carta. Penso di poter far qualcosa con questo. Ok, ho il mio tovagliolo di carta e ora lo divido. Con molta attenzione devo fare una piccola tasca. Perfetto, proprio così. Ora ci entrano tutti i popcorn. Tadan! Ho fatto un mini sacchetto con un tovagliolo. Ora posso finalmente sgranocchiare il mio snack salato preferito. Wow, Lizzie, devo dire che mi hai stupita. Lexi, no! La tua bibita! Eh? Oh! Ah! Per poco non cadeva, ma sono riuscita a prenderla. Vediamo, vorrei che ci fosse qualcosa da poter usare come coperchio. Ecco, con un tovagliolo ci salveremo di nuovo. Oh, geniale! Direi che posso farcela. Mi assicuro che sia ben stretto. Ecco, proprio così. E ora il fazzoletto funge da tappo. Guarda qua. Visto? E non si rovescia. Oggi ci stiamo superando con questi tovaglioli. Ecco qua, prendi dei popcorn per festeggiare. Oddio, quanto sole. Forse troppo. Sto sudando da morire qui. Questo ventilatore si sente a malapena con questo caldo. Ah, non sta funzionando. Perché fa così caldo oggi? Oh, non avrei dovuto guardare il sole fisso così. Ehi, come va? Certo, prendi pure l'acqua. Wow, rallenta. Te la stai scolando. Dammi qua, così mi rinfresco. Il gelato è un must nelle giornate calde. Wow, vedi quello che vedo io. Non ti dispiacerà se... Ciao! Oh, ehi, no, grazie, io... Aspetta, se ne va! Ma dove se ne va e perché? Oh no, mi si è sciolto tutto il gelato sulla mano e sul braccio! Oddio, il suo braccio ha spaventato quel ragazzo! Beh, anche se me lo ha rubato, forse posso aiutarla. Sicuro posso risolvere questo problema. Devo solo usare questa bottiglia di plastica. Devo solo inclinarla, così. Eccoci qua. Ho risolto il problema del gelato sciolto. Ecco, e ora il gelato è in questo contenitore. Ecco di nuovo il gelato. Grazie mille. Oh, il tipo sta tornando. Oh, non ha più gelato ovunque. Oddio, sta venendo qui. Ehi, come va? Ti va di fare due chiacchiere? Sono proprio una brava amica. Passerà una bella giornata. Ah, che giornata! Ehi, fa' attenzione! Ma dico, che maniere! Mi hai sporcato di sabbia il telo! Ah, non farti rovinare la giornata. Goditi il sole, piuttosto. Attenzione! Ancora! Ah, questo è troppo! Metto questi bastoncini nella sabbia e ci avvolgo intorno a questo nastro. La mia piccola spiaggia privata. Ops, scusa. Oh, ma dai! Un'altra splendida giornata. Mi devo preparare. Oh, che sta facendo? Ho fatto bene a portare il coprimaterasso. Ah, che stramba. Lo metto qui sulla sabbia. Devo tenerlo fermo. In questo angolo metto lo zaino. E qui mi lavo i piedi dalla sabbia. Qui ho pronto l'asciugamano. Questa sì che è vita. Belle idee, in effetti. Niente più sabbia sul telo. Quasi finito. Ecco fatto, mamma dice che devo pettinarmi bene. Oh, che brufolo enorme! No, non posso spremerlo. Ma forse posso... solo un po'? Però che sensazioni! Devo pulire tutto questo schifo. Oh, cremoso! Così va meglio. Ed è ora di dormire. Ah, sto così comoda. Che bella dormita. Non vedo nulla. Dove ho messo gli occhiali? Ora va meglio. Non ci credo! Sono coperta di brufoli! Qualcosa non va, tesoro? Oh, e voglio dire buongiorno.
Hai visto, mamma? Ok, tranquilla, ti serve solo un po' di trucco. Non temere. Di solito basta appena un po' di fondotinta. Secondo te funzionerà? No, Non si può! Continuiamo a cercare. Oh, questo forse può andare. Che cos'è? Sono tipo dei cerottini davvero molto utili. Metti i cerotti sui tuoi brufoli. Per fortuna ne abbiamo tanti. Ce ne serviranno un bel po'. Tutto qui? Non abbiamo ancora finito. Adesso li togliamo. Vedi, i brufoli sono svaniti. Addio, acne. Guarda te stesso. Wow, cos'è stregoneria? Incredibile. Grazie, mamma. Nessun problema, tesoro. Ti voglio bene. Wow, le tue pinne sono stupende. Ferma così, ok? Non muoverti. Devo cogliere l'angolazione giusta. Upsì, mi è caduto un pennarello. Che goffa. Ah. Quasi preso. Eccolo. Che faticaccia. Oh no, ma stiamo scherzando. Perché sono così imbranata? Ehi, ma dove sei finita? Sono qui, sto raccogliendo i pennarelli. Torno subito. Oh beh, forse il mio acquario. Prendiamo una boccia vuota. Poi mettiamo della colla sul fondo di un bicchiere e lo incolliamo dentro la boccia. Mettiamo un po' di biglie colorate così. E anche conchiglie e sassolini. Infine versiamo dell'acqua all'interno, riempiendola quasi tutta. Guarda qui! Ah! Ma cos'è? Guarda bene! Ah, è per metterci i pennarelli! Adesso non mi cadranno più! Ritratto di sirenetta in arrivo! Sono ispiratissima! Oh, ci è voluta un'eternità, ma ce l'ho fatta! Ecco, è pronto finalmente! La 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 la, che bel relax! Come mai mi sembra di affondare? Oh no, sto affondando! Aiuto! Sto andando giù come il Titanic! Ah, sono salva! Terra! Che ti è successo? Non voglio neanche parlarne. Forse posso aiutarti con questa? Troviamo la falla nel salvagente e mettiamoci un pezzetto di carta da forno. Usiamo la piastra per capelli per saldare tutto insieme. Il calore tapperà la falla. E adesso possiamo tornare a divertirci in piscina. Ecco qui, tuffati! Wow, sembra proprio come nuovo! Guarda come sto a galla! Che divertimento! Non esco più dall'acqua adesso! Mi piace veramente un sacco questa canzone. Sì, è ufficiale, è il mio nuovo tormentone. Wow, questa festa è meglio del previsto. Oh, Punch, sembra buono. Oh mio Dio, Jennifer, abbiamo lo stesso vestito. Oh no, hai proprio ragione. Siamo vestite allo stesso modo. Ecco perché volevo parlare dei nostri vestiti. Oh no, non volevo farlo, mi dispiace tantissimo. Mi prendi in giro, adesso sono fradicia. Mi dispiace tanto. Assolutamente non dispiaciuta, a più tardi. Non posso credere che mi abbia fatto questo. Non so nemmeno che fare per sistemarmi. Aspetta, credo di aver trovato la soluzione. Per prima cosa dovrò togliermi la maglietta e metterla su una superficie. Adesso la parte più delicata. Bisogna tagliare con le forbici. Mi limiterò a tagliare il colletto e le maniche. In realtà quello di cui ho davvero bisogno è l'immagine sul davanti. Tutto il resto per adesso può andare. È ora di tagliare un altro po'. Soltanto una piccola piega e un piccolo taglio. Così. Adesso faccio scorrere questa parte e la apro così per il passo successivo. Gli angoli interni superiori devono essere ripiegati. È ora di utilizzare le strisce che abbiamo tagliato prima. Le allungherò leggermente, le metterò tra i due pezzi di maglietta e cominciamo a intrecciare. Andrò avanti e indietro come con i lacci delle scarpe, stretti però non troppo.
Comincerò dall'inizio e andrò fino in fondo. Adesso capovolgiamo e raddrizziamo. Ed eccola qui una maglietta nuova di zecca. Basta stringere ogni lato in modo che la visibilità sia perfetta. Super carino, sono pronta per la festa. Wow, guarda Jennifer! Proprio così, ragazzi, sono tornata. Togliti di mezzo, Ava. Ehi, Jennifer, stai benissimo. Cos'è successo, ragazzi? Sono qui. L'hai fatta tu quella maglietta, non ci credo. Wow, è bellissima. Ah, Jennifer è la sua stupida maglietta. Darò una sfogliata a questa rivista. Wow, che carino. Oh no, mamma. Mindy, ti tengo d'occhio. È ora di studiare. Uff, ok, vacci piano. Contenta? Brava bambina. Sì, come no, studiare sui libri è da sfigati. Meglio studiare questa rivista. Wow, devo averlo! Farò una telefonata. Pronto, sì, voglio il joystick magico. Subito. Wow, consegna rapida. Guarda qui. Wow, è stupendo. La mamma non deve vederlo. Che sta succedendo qui? Ups, vediamo se è davvero magico. Ah, che succede? Come mi diverto! Ti sta bene, mamma? Smettila subito! Wow, un unicorno! Mindy, sono infuriata! Smettila! Perché l'hai fatto? No, me l'hai rotto! Mettiti a studiare, altrimenti... Voglio vederti al lavoro! Buon compleanno, Gabby! Spero ti piaccia! Grazie, mammina! Un'altra scatola? Wow, adesso sono curiosa! Aprila! Ok, ora sta diventando strano! Mamma! Dai, aprila, vai avanti! Ci sarà un'altra scatolina? Carta! Aspetta! Davvero? È una carta di credito! Non ci credo, sei la migliore! Sì, lo so! Mi comprerò così tante cose! Voglio una collezione di scarpe! Oh, mi sento una superstar! Aragosta! Questa sì che è vita! Tutto grazie alla mia carta di credito! Gabby! Ehi! Terra chiama Gabby? Che c'è, mamma? Ma chi hai capito? Guarda meglio! È una chiavetta per il PC! Oh, grazie, mamma! L'adoro! Wow! Alex mi ha invitata a uscire! Non vedo l'ora! Ma non posso andarci così! Che cosa indosserò? Oh! Oh, dove sono i miei vestiti? Devo fare shopping al più presto! Ehi, sorellona! Guarda, sono una stilista! Ehi, quello è mio! Smettila, mi rovinerai i vestiti! Ma io volevo renderli più belli! Guarda qui! A me piace! Lo stavo usando! Un giocattolo? Ottimo! Non è un giocattolo, guarda! Vedi, è tutta una questione di stile! Ho letto che va di moda a Parigi! Essere un'icona di stile è una faticaccia! Ma che bello! Hai davvero talento, te lo sei meritato, tieni! Oh, grazie! E sono pronta per il mio appuntamento! Augurami buona fortuna! Deve essere qui da qualche parte! Eccoti! Oh, eccoti! Amore, sto arrivando! Oh no! Il sandalo! No! Che figura! Ho tutta la sabbia in bocca, che schifo! E forse non mi ha vista? Ti sei fatta male? Che ridere però! È così, eh? Me ne vado a casa! Aspetta, hai lasciato il sandalo! Si è rotto. Ma forse lo posso aggiustare. Rimettiamo questo al suo posto. Poi rimuoviamo la linguetta dalla lattina. La sistemiamo qui e stringiamo.
Ecco come nuovo! Non posso credere che abbia riso della mia caduta! E mi si è anche rotto un sandalo! Giornata da buttare! Oh, eccoti finalmente! Ho qualcosa per te! Aggiustato, vedi? Lascia che te lo metta io! È così romantico come in una favola! Sei stupenda, anche con la sabbia tra i capelli! Quante belle cose mi dici! Quello è uno squalo? Che noia! Quanto mi annoio! Oh, il telefono! Mi aiuterà a passare del tempo! Facciamo qualche selfie! Questo farà scalpore sui social! No, il trucco non sta bene con questa luce! Sistemiamolo! Ritocchiamo l'illuminante e ordiniamo i capelli! Ok, così a posto, via! Molto meglio! I miei follower adoreranno queste foto! Sono proprio carina oggi! Ah, no, non va ancora bene! Ma so io che ci vuole! Ecco, vento nei capelli per una foto più affascinante! L'effetto che volevo, sì! Ma che cosa? Il vento deve spostarmi i capelli all'indietro, stupido! Scusa, scusa, colpa dell'asciugacapelli! L'ho sistemato! Va bene, riproviamo! No, stop! Ho un'idea migliore! Coriandoli! Oh sì, per una foto perfetta! Wow! Davvero geniale! Voglio provarci anch'io! No, a lei i coriandoli a me la spazzatura! Ok, ci riprovo! Mi serve aiuto con i capelli e il trucco! Non lavoro mica gratis, cara! Tutto ha un prezzo! Certo! Prendo i soldi, aspetta! Ma che cos'è? Questi soldi dove sono stati? In lavatrice? Va bene! Non ti muovere, mi raccomando! Sì! Adesso via con i selfie! Oh mio Dio, che cosa? Ma che è successo alla mia faccia? Sembro il clown di It! Che splendida giornata! C'è un bel sole, mi sento bene, ho i capelli favolosi e mi rilasso in piscina! Voglio proprio sfoggiare i miei capelli! Ah? Non se ne parla! Devi indossare una cuffietta! Ecco! Ma oggi ho i capelli perfetti e questa è... è orrenda! Sta pure stretta! Basta piagnucolare, indossala! Quasi! Ci sono quasi! Non è per questo che mi pagano! Lascia che ti aiuti! Guarda, impara! Basta immergere la cuffia in acqua! Così! La riempio per bene e poi via, dritta sulla tua bella testolina! Arriva! Oh, è freddissima! È a posto! Ma dai! Incredibile, grazie! Ho solo fatto il mio lavoro! E guarda che tuffo! Pensi che sia più facile essere ricchi o poveri? Dipende da quanto si è creativi! Condividi il video con gli amici e non dimenticare di iscriverti al canale per vederne tanti altri! Oh, che giornata! Wow, non così in fretta! Devo fare un controllo veloce! Interessanti queste scarpe! No, non puoi passare! Scherzi! Vedi il cartello? Niente scarpe! Oh, ok! Wow, quante Crocs! Come farò a riconoscere le mie? Qualcuno me le ruberà, lo so! No, non posso permettermelo! Deve esserci qualcosa che posso fare! Pop, pop, come mi diverto! Oh, ecco che cosa mi serve! Lo prendo io! Ehi! Oh, scusami! Tieni, in cambio! Oh, una bibita! Grazie! Non c'è di che, ne ho proprio bisogno! Devo personalizzarmi le scarpe. Prima taglio via le bollicine dal pop-it, così daranno colore. Le metto sopra le mie scarpe e uso la colla per farle aderire. Mescolo i colori per fare un look più vivace ed è quasi fatto. Wow, sandali personalizzati! Adesso le riconoscerò subito. Le altre sono tutte uguali. Ok, posso entrare adesso? Divertiti. Ora posso rilassarmi. Devo tornare a casa. Prendo le mie scarpe. Oh? Ma dove sono finite? Qualcuno le ha prese!
pap, 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 pap. Che belle scarpe, però che odorino che hanno. Ciao! Pap, 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 pap. Oh, che tenerezza. Ed io, wow, sono delle vere conchiglie. E lui allora fa... Mi ascolti? Che fissi? Quel tizio con le dita nel naso? Oh, accidenti, ti prego, non dirmi che ti piace davvero. Dovresti vederlo come lo vedo io, wow. Io vedo solo un tizio repellente. Mi sta salutando, davvero? Madison? Sì, sì, torno subito da te. Ciao! Oh, sì, è la mia occasione! Madison, non farlo! So io cosa fare! Ehi, perché non provi il mio profumo? Oh, grazie, voglio essere al meglio per lui! Povera piccola, non sa che questo non è profumo. Sto arrivando, amore! Ehi! Ma che cos'è questo odore? Puzza di pesce marcio! Aspetta! Torna indietro! Non è colpa mia! Oh, che imbarazzo totale! Non era il tipo giusto per te? Adesso tornando a noi... Wow, ho un talento per il disegno! Il mio lavoro dovrebbe essere stare in un museo! Ma chi prendo in giro? Mi annoio, dipingo sempre le stesse cose! Aspetta, la mamma ha un sacco di vestiti! So cosa fare! Una bella sfilata di moda! Che carino questo! Mi sta proprio bene! Che altro ci sarà? E questo? Non è il mio colore! Wow, carino! Wow, ecco quello giusto! Non vedo l'ora di indossarli! Wow, sono bellissima! Proverò anche questo! Dà un tocco in più all'outfit! Guardatemi, sono una supermodella! Bisogna aggiungere anche gli accessori! Ehi, ma... sono trucchi questi! Wow, quanta roba! Voglio provare questo rossetto! Che bel colore! L'ho visto sulla mamma! Provo a fare come fa lei! Mi sento così grande! Che altro c'è? Profumo! Che profumo delizioso! Piu, piu! Ho esagerato forse col profumo! Wow, mi sento da favola! Oh, una bibita! La mia preferita! Essere alla moda fa venire sete! Voglio proprio godermela! Peccato che mi devo servire da sola! Quello è ghiaccio! Lo voglio! Mi piacciono le bibite fredde! Così dovrebbe bastare! Oh, ho macchiato la maglia della mamma! Accidenti! Oh mio Dio, si arrabbierà! Dai, togliti! Oh, niente, non se ne va! Che cosa posso fare? Pittura bianca nasconderà la macchia, sì! Speriamo che funzioni! L'ha solo peggiorata! Possibile che capitino tutte a me! Pensa, pensa! Il profumo toglie le macchie! No! Non è giusto! Stacy, che combini? Perché? Che mondo crudele! Sono i miei vestiti? Ma che cosa hai fatto? Oh, ciao mamma! Esigo spiegazioni, signorina! Non ti arrabbiare però! Volevo solo essere bella come te! Oh, davvero? Sei così tenera! Non preoccuparti, niente di grave! Ma forse so come rimediare! Tutto si aggiusterà! Lo dici così per dire! Fidati, ho un progetto artistico per te! Cominciamo arrotolando la maglia in questo modo! Poi piego questa estremità! E uso un elastico per tenerla ferma! Continuo così per tutta la lunghezza! Divido la maglia in sezioni più piccole! Devo assicurarmi che gli elastici siano ben stretti! Ok, credo che basti così! Adesso metto la maglia in un grosso contenitore! Questo qui è perfetto! Poi aggiungo dei cubetti di ghiaccio! Devo coprirla tutta! Ora serve il colore! Verso della pittura rossa sui cubetti! Faccio lo stesso con altri colori! Sembrerà un vero arcobaleno! Quindi metto i colori in un ordine preciso e seguo delle linee sottili! Devo far presto prima che si sciolgano tutti i cubetti! Questo è l'ultimo colore! Wow, fantastico!
Adesso aspettiamo. Mentre il ghiaccio si scioglie, il tessuto assorbirà i colori proprio come una tintura. Un modo divertente di colorare i vestiti. Un'idea, per così dire, fresca. Il ghiaccio si è sciolto. Togliamo la maglia dal contenitore e ta-dan! Wow, fantastico e bellissimo, mamma! Ma non giocare più con i miei vestiti? Ci puoi contare, mamma! Dove ho messo la bibita? Eccola! Oh no, non farlo! Sì, hai ragione! E allora io ho detto... Vuoi comprarmi un altro pony? Ehi, guarda che festa! Oggi qui a scuola, bello! Non c'è festa senza principesse! Questo vestito non va bene, però! Devo mettermi qualcosa di meglio! Adesso sì che sono vestita come una principessa! Wow, che meraviglia! Sarà meglio che mi cambi anch'io. Oh, che strano, non funziona. Eppure ho fatto come lei. E quella lattina dove andrà? Sul pavimento. Meglio raccoglierla. Oh? Ma sì, può funzionare, dai! Eccoci! Questo è il vestito da festa di una vera principessa. Guardate che schianto! Come va? Oh, ma che... Oh mio Dio! Wow, che abito interessante che hai! Oh, grazie, l'ho fatto io! Allora, che ne dici di questa festa? Questo mi piace. Che altro? Ah sì, l'eyeliner. Proprio quello che mi serve. Giusto una codina. Ok, non è così che doveva andare. Ok, riproviamo, forza. Oh, ma è così difficile. Non posso uscire così. Oh no, non ho tempo. Ok, concentrati. Piano, con calma. Oh, la penna nemmeno funziona. Dai! Oh. Finito. Andiamo bene. Devo togliermi questa roba di dosso. Ehi, Ashley, sei pronta? Dobbiamo andare su. Ashley, va tutto bene? Mi sa di no. Che look interessante. Ho combinato un disastro. Tranquilla, ti aiuto io. Basterà del nastro adesivo. Sul serio? Usalo sui lati del viso. Ah, ho capito. Beh, tentar non nuoce. Ecco come applicare l'eyeliner senza fare errori. Metti una striscia di nastro adesivo sul naso e sotto gli occhi. E un'altra appena sopra la palpebra, così. Lo so che sembra strano, ma funziona. Prendiamo un po' di ombretto col dito. Applichiamolo all'angolo dell'occhio. Il nastro adesivo fa da guida, vedi? Ora togliamo il nastro e... Ta-da! Il make-up è perfetto! Look fantastico, sono felicissima! Te l'avevo detto, dai, su, sbrighiamoci! Oh, ok! Ah, non vedo l'ora di rilassarmi. Me lo merito davvero. Ok, devo mettere il costume. Oh no, il costume! È rovinato! Accidenti! Mi ero dimenticata di quella barretta. Così non lo posso indossare. Come farò adesso? Aspetta, penso di sapere come salvare il pomeriggio. Ok, mi servirà questo pezzo di stoffa sul cappello. Bene, sembra che ci sia molto con cui lavorare. Grande! Inizierò avvolgendolo intorno alla vita. Bene, è come una gonna, carina! Ma non ho finito. Lo tirerò tra le gambe così. E poi lo infilerò sotto il nodo. Adesso arrotolerò un po' il bordo superiore così... E lo userò per fare un altro nodo sulla schiena. Ecco, così non si muoverà.
Ta-dan! Ho creato un costume! E adesso posso prendere il sole. Devo rimanere ben idratata. Wow, che costume da bagno figo! Smettila di guardarla, andiamo! È un bel costume, lo so bene, sì. Ok, ragazze, fate silenzio. Oggi c'è il compito in classe. Non voglio sentire volare una mosca, ok? Potete cominciare. Andrà tutto bene. Mi serve una penna. Oh no, il mio astuccio non si apre, dai! Proprio oggi doveva succedere. Forse Jennifer mi aiuterà? Ehi! Che c'è? Mi puoi prestare una penna? No, mi serve, capito? Wow, ok! Mindy, che cosa ho appena detto? Scusi, prof. E ora che faccio? Ero così giovane e piena di speranze, poi ho preso un'insufficienza e ora guardatemi. Un'altra giornata di shopping, oh, guarda questa poveretta. Ha qualche spicciolo, per favore? Fa vedere. Spero ti sia d'aiuto. Grazie tante, lo apprezzo davvero. È gentile. No, non posso permetterlo. Devo evitare questa insufficienza. Oh, forse posso usare questa graffetta. Poggio la graffetta sul tavolo. Prendo la mia pistola per colla e riempio la graffetta con la colla così. Uso colla glitterata perché è più carina. Riempio questa sezione e la faccio asciugare. Aggancio l'estremità della graffetta alla zip dell'astuccio e sì, si apre! Ah, che sollievo! Questo ti piacerà da matti. Prendi un cerchio di plastilina e mettici sopra due stampi a forma di cuore. Premi delicatamente, rimuovi con cura la plastilina in eccesso. Poi metti da parte gli stampi. Riempi il cuore con della resina epossidica. Usa una siringa, così sarà più facile. Lascia asciugare la resina e poi mettici sopra un po' di glitter. E anche un altro cuoricino. Visto che bella collana? Wow, guarda che roba! Meraviglia! Incredibile, ho preso insufficiente! Benvenuta nel club! Non è giusto! Silenzio! Che cos'è? Salve! Oh cielo! Mindy, ho un'idea! Ma dai! Ci sono! Ragazze, silenzio! Fa finta di nulla! A cosa devo il piacere? Vorresti unirti a me? Io? Con te? Yes! Naturalmente! Bene! Allora è deciso, insomma, a presto! Devo prepararmi, meglio rifarsi il trucco! Devo essere bella! Ma guardala! Non ho il rossetto, cosa posso fare? Facciamolo! Io creo un'onda! Eccola! Cos'è stato? Oh, adoro questo vestito! Così bello, il mio colore preferito! Ha funzionato! Ah, lo so! Questo le piacerà! Cosa fai? Se fidi di me, ha bisogno di un look tutto nuovo! Le arriccio un po' i capelli col dito! E ora un po' di calore! Niente male! Wow, continua! Oh, ok! Non ci vorrà molto! Non ho mai avuto i ricci. Sono favoloso. Ok, ci siamo. Wow, grazie. Mi sento una star. Fantastico. Non vedo l'ora di uscire con lui. Ma prima devo fare una cosa. Sì, i voti più alti. Mai avuto un voto così alto. Vuol dire che siamo le migliori. Ehi, ma allora anche la prof è magica? Sarà il nostro piccolo segreto? Oh, assolutamente, non si preoccupi!
Ottima lezione di ginnastica oggi, fatevi una doccia. Ah, che odorino, ne ho proprio bisogno. Sbrigati. Presi. Ah, che bella sensazione. Oh, oh, via. Ehi. Ehi. Oh, che strano. Devo vestirmi, vabbè. Non posso mica andare in giro così. Oh, i miei vestiti! Che fine hanno fatto? Oh no, questa non ci voleva! Ah, ecco! Prendo questo e anche questo. Non è poi così male. Concentrati. Deve esserci qualcosa da indossare. Accidenti. Oh, questa stuoia può farmi comodo. È della misura giusta. Upsi, spero che nessuno mi veda. Così imbarazzante. Oh, e quello cos'è? Wow, proprio quel che mi serve. Non deve vedermi nessuno. Solo un altro po'. Wow, guarda che muscoli. Forse il mio futuro fidanzato sarà palestrato. Ci sono quasi. Ehi, psst. Ok, la prendo e basta. Così è meglio. Ma mi manca la parte di sotto. Devo escogitare qualcosa. Ci sono. Devo fare delle modifiche. Faccio un taglio in mezzo alla felpa qui. Devo stare attenta. Sta venendo bene. Adesso posso rovesciarla e indossarla tipo gonna. La fisso qui sul retro. E con una cintura il gioco è fatto. Bellissimo look. Dovrei farlo di mestiere. Ah, adesso posso andare in classe. Ah, gliel'abbiamo proprio fatta. Ehi, ma... dove ha trovato quel completo? Oh? Cos'è successo qui? Non voglio neanche saperlo. Queste staranno benissimo qui. Tutti amano il cocomero. Il mio party avrà un look tropicale. Sleghiamo le tende. E credo sia tutto pronto. Proprio bello. Un attimo. Quasi dimenticavo. Il mio cocomero, com'è bello! Lo porto in soggiorno. Oh no! Oh, perché mi va sempre tutto storto? E adesso che faccio? Oh, ho trovato! Ah, il negozio è chiuso! Ma mi serve un cocomero! Ne troverò uno? Non mi piace per niente. Forse qui mi andrà bene? Mi sa che ho avuto una pessima idea. Oh. Oh. Finalmente, deliziosi cocomeri. La mia t-shirt. Ah, adesso non ha importanza. Oh, non ho una busta per trasportarlo, ma... forse non me ne serve una. Faccio qualche buco in più sulla mia t-shirt. Tanto è già rovinata. Ok, così dovrebbe andare. Me la tolgo e poi la giro al rovescio. Poi la annodo così. Perfetto! Il cocomero va qui dentro. Così posso trasportarlo a casa. Proprio quello che mi serve. Andiamo! Tornate a casa tutti d'un pezzo. Metto il cocomero qui sul tavolo. Questa si è rivelata davvero utile. Ehi, hai un cocomero! Ne voglio una fetta. È così gustoso. Che buono. È ora di tornare a casa. È stata una bella giornata. Rimetto a posto tutte le mie cose. Credo di aver preso tutto. Casa dolce casa. Oh, sulla lozione c'è della sabbia. Vabbè. Ah? Ma c'è sabbia dappertutto. Devo lavare l'asciugamano. Oh, i miei sandali, tutti coperti di sabbia. Fantastico. Praticamente mi sono portata a casa la spiaggia.
Ma com'è possibile? Come ci è entrata tutta questa sabbia? Ce n'è tantissima! Posso farci un castello, in pratica. Che nervi, però! Deve esserci un modo per risolvere il problema. No, così si sporcherà di sabbia la borsa. Che posso fare? Ah, ho trovato! Il portachiavi! Sarà perfetto! Aggancio il portachiavi alla cinghia dei sandali. E poi lo aggancio alla zip della borsa. Idea fantastica! La borsa adesso sarà tutta pulita. Mi sento così in forma. E a proposito di gente in forma... Come va, ragazze? Siete proprio un bel vedere. Buongiorno, carino. Mi sa che ho fatto centro. Ma dove sono? Wow, ma quella ragazza! E le sue gambe? Non ha le gambe! Gli serve aiuto! Arrivo! Eccoti, come ti senti? Ciao! Hai perso i sensi per un po'. Ma ho davvero le pinne! Io... Ciao, siediti! Scusa, è il mio primo giorno. Cominciamo limando le unghie. Fa piano. Ok, scegliamo il colore. Quale ti piace? Upsi! Quell'azzurro è carino. Ottima scelta! Aspetta! Ah, fai attenzione! Oh no! Guarda qui cosa hai fatto! Non l'ho fatto apposta! Ehi, ci sei? Yuhu! Mi sono distratta! Me lo presti un attimo? Il cappello? No, il pennello! Ok. Questo mi sarà utile. Separiamo il manico dalle setole e mettiamo le setole sul flacone di smalto. Ok, ora coloriamo le unghie. In questo modo non ci saranno fuoriuscite, vedi? Lo smalto andrà dritto sull'unghia. Wow, davvero geniale! Allora, soddisfatta? Sì, fantastico! Tornerò di sicuro! Sono contenta di sentirtelo dire. Ecco a te, te li sei guadagnati. Grazie. Ciao. Devo ricordarmelo con la prossima cliente. Vado di fretta. Ok. Non fare caso a me. Ma che fai? Non ho tempo di spiegartelo. Ehi, rallenta. Che succede? Come mai così tanta fretta? Ho un appuntamento con Chris. Guardalo, quanto è carino. Se lo dici tu, dovevo immaginarlo. Devo prepararmi e devo essere bellissima. Anzi, perfetta. Rilassati, andrà tutto bene. Ok, credo di essere pronta. Mi serve una collana. Oh, non male. Questa mi sta sempre bene. Ah, non riesco a chiuderla. Non mi entra più. Luna, mi aiuti, per favore? Ok, da qua. Ecco qui. Oh! No! No! La mia collana! Oh, che disastro! E adesso come faccio? Mi dispiace, forse posso rimediare. Deve esserci qualcosa che posso fare. Ci sono, userò questa penna 3D. Posso usarla per disegnare su questo busto. Disegno piccole spirali con la penna, tutte intorno al collo del busto. Ancora altre spirali, continuo così.
credo che basti. Un bellissimo choker. Jennifer, guarda che cosa ho qui. Cosa? Oh, l'hai fatta tu. Sì, per te. Wow, grazie. La adoro, mi sta benissimo. Wow. Sì, ma devi sbrigarti, su. Divertiti. Rivoglio la mia macchina. E voglio da mangiare. È una pizza. Sì. Ma che sto facendo? Come mi sono ridotta? Ho troppa fame, però. E poi non c'è nessuno, giusto? Dai, su, senza esitazioni. Presa. C'è un capello. Ok, coraggio. Oh, ciao. Ciao, come va? Oh, tieni. Per te, mi raccomando, non mancare. Cosa? Picnic gratis stasera. Le mie preghiere sono state esaudite. Oh, hamburger. Ma questo cos'è? Cavolo, non ho niente da mettermi. Devo trovare qualcosa da mettermi. Oh, qualcuno ha buttato via dei vestiti? Sono nuovi per me, allora. Un po' come fare shopping. Beh. Forse... No. No, no. Quanti buchi. Niente da fare, è inutile. Ho un'idea. Basta tagliare un angolo così. Ed ecco un vestitino carinissimo. Questi buchi adesso sono utili. Oh, chi ha buttato via questa? È così bella! No, la uso come cintura. Che dire? Ho proprio talento per la moda. E sono pronta per il picnic. Oh, quasi dimenticavo il biglietto. A tutti piace rilassarsi al sole in spiaggia, no? Non servono mica i gavettoni per stare freschi. Seguite invece i nostri consigli per godervi la spiaggia e lavorare sulla tintarella. Un altro taglio e il mio bracciale è finito. Davvero carino. Oh, Jennifer è a casa. Ciao, Luna. Ciao. Ma un momento. Hai i piercing. Già, belli, vero? Volevo qualcosa di diverso. Voglio essere anch'io originale così. Facciamoci piercing insieme. Questa sì che è una bella idea. Andiamo. Ciao, ti ricordi di me? Ho un'altra vittima, cioè cliente. Lei? Sul serio? Forse posso far sembrare cool anche lei. Mettiti qui. Ti piacerà, vedrai. Ah, immagino di sì. Allora, pensavo di fare dei piercing qui. Ottimo. Al lavoro, allora. Non una chiacchierona, eh? Farà un po' male. Quello è il lago? Uno degli aghi. Non muoverti. Non muoverti, ho detto. No! Che imbarazzo. L'ago era enorme. Ma volevo tantissimo il piercing. Beh, ormai non possiamo farci niente. Oh, forse sì. Ho avuto un'idea. Ci serve solo un po' di colla per ciglia. E queste perline? Proviamoci. Metto un po' di colla sulla perlina. Poi la premo sulla tua pelle così. Facciamoci un piercing al naso. Wow, fantastico! Magari ci avessi pensato io. Ecco l'ultima. Wow, grazie! Tutto senza aghi e dolori. E stai benissimo. Amiche di piercing! La mamma si infurierà. Che hotel favoloso! Forza, disfiamo le valigie e andiamo in spiaggia. Non vedo l'ora di prendere il sole. Ci vorrà giusto un attimo. Ok, Lexi, aspetta. Non trovo il mio bikini.
Il caldo mi ha scombinato i capelli. Adesso va meglio. Devo darmi una mossa. Dov'è il mio bikini? Lo avevo messo qui. Forza, sbrigati, andiamo. Ho un problema. Non ho il top del mio bikini. Ah, tutto qui? Non è un problema, ti faccio vedere. Basteranno dei lacci di scarpe. Ecco, prova anche tu. Sì, può funzionare. Prendiamo le parti inferiori dei bikini e li rovesciamo. Dopodiché con il laccio di una scarpa li leghiamo insieme. A questo punto potrai indossare come me un top. Allaccialo normalmente dietro la schiena così, facciamo un bel nodo e il gioco è fatto. Niente male, vero? Siamo pronte? Pronte! Anzi no, ci serve un'altra cosa. Cosa? Ecco a te. Per rinfrescarti. Andiamo, sì! Alt, ferma lì. Salve, sono qui per il party. Sì, entra. Ehi, divertiti stasera. Posso entrare? Non così in fretta, non vedi? Devi brillare come un diamante, non ci siamo. Davvero? Ma sono così carina. Va bene, immagino che non potrò entrare. Wow, guarda lì! Ho avuto un'idea, sì. Serve una distrazione. Se vuole un diamante, la accontenterò. Oh, e quello che cos'è? Piano, non devo farmi scoprire. Ehi, che pensi di fare? Fila via subito! Che maniere! Carino il mio nuovo anello! Ah, tutto inutile! Psst, ehi, dico a te! E tu chi sei? Guarda che cosa ho qui! Wow, quanti lustrini! Voglio quello! Ti costerà questo? Grazie, straniero misterioso! Tu non mi hai visto! Ora mi metto al lavoro! Devo mettere questi lustrini sui capelli. Così è facile, sì. Brillerò come un diamante. Basta un clic e i lustrini aderiscono ai capelli. Wow! Adoro questa canzone! Wow, quanta luce! Lo so, è straordinario. Wow, puoi entrare come? Grazie. Che stile da favola! Che hotel favoloso! Forza, disfiamo le valigie e andiamo in spiaggia! Non vedo l'ora di prendere il sole! Ci vorrà giusto un attimo! Ok, Lexi, aspetta! Non trovo il mio bikini! Il caldo mi ha scombinato i capelli! Adesso va meglio! Devo darmi una mossa! Dov'è il mio bikini? Lo avevo messo qui! Forza, sbrigati, andiamo! Ho un problema. Non ho il top del mio bikini. Ah, tutto qui? Non è un problema, ti faccio vedere. Basteranno dei lacci di scarpe. Ecco, prova anche tu. Sì, può funzionare. Prendiamo le parti inferiori dei bikini e li rovesciamo. Dopodiché con il laccio di una scarpa li leghiamo insieme. A questo punto potrai indossare come me un top. Allaccialo normalmente dietro la schiena così, facciamo un bel nodo e il gioco è fatto. Niente male, vero? Siamo pronte? Pronte! Anzi no, ci serve un'altra cosa. Cosa? Ecco a te. Per rinfrescarti. Andiamo, sì. Ah, non c'è niente di meglio di una giornata in spiaggia, a prendere il sole, abbronzarsi. Ehi, c'è qualcosa nascosto qui sotto. Ok, la faccenda si fa strana. Ma che cos'è? Sono proprio curiosa. Era solo il mio piede.